Buonasera a tutti, benvenuti alla nuova webinar IntelliEnergy su Startup e Commissioning relativamente agli impianti realizzati mediante i nostri componenti ICON, IMC e con moduli di espansione IREM. Tutto quello che andremo a raccontare sarà poi successivamente pubblicato sul nostro canale YouTube, i cui riferimenti troverete in fondo alla presentazione. Il corso, la webinar attuale è il naturale proseguimento e conclusione delle prime due webinar già avvenute, già pubblicate sul nostro canale YouTube, relativamente a come creare una configurazione secondo il nostro standard IntelliEnergy mediante caricamento di configurazioni scaricabili da futuri portali in fase di realizzazione o configurazioni inviate dal personale IntelliEnergy, o mediante l'utilizzo di macro funzioni già messe a disposizione sui link del canale YouTube, tramite il quale poter costruire delle configurazioni quanto più possibile personalizzate e al tempo stesso in linea con gli standard IntelliEnergy. Tutta questa attività di configurazione ha come naturale conclusione il fatto di rendere la configurazione precedentemente creata operativa, funzionante e disponibile sui canali di connessione previsti dal controllore stesso, che sia esso in locale LAN, GPRS, sul server personale, sul server cloud e quant'altro. Andiamo a vedere a questo punto quelle che sono le operazioni da seguire. In primo luogo, le argomentazioni che andremo a trattare più dettagliatamente sono le impostazioni delle connessioni, quindi come si va a interfacciare il dispositivo al mondo esterno, quindi vedere passo step by step quelli che sono i menu sul dispositivo per poterlo configurare in modo da accettare connessioni e quindi di conseguenza poter scaricare e scrivere la configurazione modificata o completa. Al tempo stesso vedremo anche quali sono le impostazioni dell'hardware relativo ai dispositivi ICON, quindi ai controllori, e ai moduli di espansione IREM. Da lì, una volta impostato tutto l'hardware, si provvederà a fare la procedura di collaudo nel suo insieme, che si può suddividere in tre parti: startup, cioè la prova di funzionamento dei punti in bianco, che non necessariamente richiede la configurazione, ma che è la parte iniziale di qualsiasi collaudo e che comporta la verifica puntuale degli elementi collegati ai dispositivi da parte dell'impiantista che ha realizzato l'installazione. Successivamente il commissioning, quindi la verifica della logica di configurazione, che una volta assodato che i punti siano corretti, permette di andare a verificare le corrette letture delle sonde, che siano plausibili rispetto alle grandezze che stiamo misurando, il comportamento organico della configurazione nel suo insieme, e nel trasferire i comandi da un elemento a un altro secondo le logiche concordate già discusse in passato secondo lo standard IntelliEnergy. La parte finale, che è la parte che abbiamo già discusso nelle precedenti webinar, che è il tuning dei parametri della configurazione. Quindi, una volta che la configurazione funziona e a regime e lavora, si tratta di andare a parametrizzare quegli elementi univoci della configurazione, unici della configurazione: il servocomando, il tempo di corsa, i tempi di reazione dell'impianto in base al carico di lavoro, tutti elementi che sono fini a se stessi, a parità di configurazione. Ogni impianto ha in realtà le sue particolarità, le sue peculiarità. Infine, ultimo, ma forse il più importante, rendere visibile l'impianto da parte del centro operativo, quindi collegarsi, visualizzare l'impianto e anche ricevere gli allarmi laddove se ne dovessero presentare lato centralina. Le argomentazioni, soprattutto le prime argomentazioni relativamente alle impostazioni hardware dei dispositivi ICON, IMC, saranno e sono disponibili ai link che troverete nella seguente pagina, trovabili sul nostro sito internet intellienergy.it, nella sezione catalogo,
controllori o moduli di espansione, dove accedendo alle specifiche sottocartelle potrete scaricare in modo libero, senza neanche registrazione, la documentazione necessaria per rendervi autonomi in tal senso. Dal punto di vista di configurazione dei dispositivi, ogni dispositivo avrà le sue particolarità, mentre per quanto riguarda l'interfacciamento, il display dei dispositivi, faremo riferimento al manuale della Icon 500, che è quello più completo, ma al tempo stesso si ripete su tutti i controllori, indistintamente da quale hardware esso sia, Icon 50, 100, 200, 500. L'unica particolarità per la Icon 50 sta nel fatto che il display è virtuale e poi vedremo come usufruire del display virtuale messo a disposizione dalla centralina. La documentazione sarà scaricabile direttamente cliccando sui link della presentazione che vi troverete direttamente sul canale YouTube, oppure potrete andare direttamente sul nostro sito. Passiamo direttamente alle prove pratiche, quindi Icon 500. Icon 500, modalità di la prima cosa da fare per tutti i dispositivi, faremo l'esempio con la Icon 500, sono le impostazioni della connettività del dispositivo. Ogni dispositivo, qualsiasi dispositivo IntelliEnergy, mette a disposizione la rete LAN, a parte il futuro dispositivo Icon 30, che non è annoverato, come avete visto, nella lista, perché è un dispositivo in fase di prima distribuzione, ancora non presente nella lista delle operazioni a cui faremo riferimento in questa webinar. Le Icon 50, 100, 200 e 500 tutte hanno una porta LAN nativa, tutte, e hanno di default un'impostazione nativa con un indirizzo IP statico fisso messo impostato di fabbrica con indirizzo 191.255.255.254. Quindi qualora riceviate un dispositivo nuovo, non preconfigurato, non preimpostato da eventuali richieste previste dalla fornitura, collegandosi con una porta LAN sarà possibile accedere alle impostazioni e alla centralina sull'indirizzo precedentemente indicato. Tuttavia queste impostazioni non vanno assolutamente bene per la realtà dei fatti e saranno di conseguenza da modificare caso per caso. Ogni dispositivo ha varie opzioni di configurazione, oltre alla rete LAN nativa su tutte, i dispositivi hanno internamente integrato o esternamente, come nel caso della Icon 500, la possibilità di collegare un modem di tipo GSM-GPRS, connettività che è la principale utilizzata nel campo e negli impianti utilizzati e realizzati con prodotti IntelliEnergy. Quindi la connettività di base con cui arrivano i dispositivi solitamente verrà sempre cambiata, optando solitamente per una connettività di tipo GSM. Per quanto riguarda le connettività di tipo GSM, che è il vettore GSM, GSM abbraccia altri sottoinsiemi di comunicazione. Il GSM come vettore, quindi il sistema del modem, permette la connettività GSM punto punto via numero di telefono, GPRS con IP statico o dinamico in virtù del fatto che la PN utilizzata sia di tipo pubblico o privato, e poi si capiranno meglio questi aspetti, si entrerà più nel dettaglio, e infine la modalità più utilizzata al momento, la modalità bridge, GPRS bridge, che permette di andare a dialogare con un IP non nattato direttamente con il dispositivo, quindi rendere il dispositivo raggiungibile indipendentemente dall'operatore di telefonia utilizzato e indipendentemente dall'IP che l'operatore di telefonia avrà associato al dispositivo Icon collegato in rete. Per accedere alle impostazioni si lavorerà tramite i tasti funzione presenti sotto al display o in fianco al display in base a come è fatto il dispositivo, accedendo al pulsante F3, che è l'accesso al menu principale. Una volta fatto l'accesso al menu principale, cliccando su connessioni, sarà possibile andare appunto a selezionare due tipi di connettività, primaria e secondaria. Infatti ogni dispositivo, munito anche di modem GSM GPRS,
ha a disposizione, ha la possibilità di avere due connessioni utilizzabili non in contemporanea, quindi una esclude l'altra, e solitamente vengono utilizzate in casi di entrambe utilizzate in casi piuttosto rari, in ambienti piuttosto particolari. Pensiamo a ambienti ospedalieri piuttosto che impianti particolarmente sensibili che richiedono non solo una connessione primaria, ma anche una connessione secondaria considerata più che altro come connessione di backup. Normalmente nella maggior parte degli impianti che andiamo a realizzare la connessione secondaria viene utilizzata in modalità LAN per avere una connessione disponibile in locale, laddove l'operatore arrivando sull'impianto, invece di sfruttare la porta USB disponibile sui controllori, voglia sfruttare la porta Ethernet, quindi una porta più prestazionale, più rapida e più immediata da poter utilizzare. Le connettività si distinguono quindi fondamentalmente in due vettori di comunicazione, si diceva GSM e LAN. Il GSM ha sottoinsiemi, quindi GSM, GPRS a PN pubblica o privata, e ora ci ritorniamo, GPRS Bridge. La modalità LAN mette a disposizione la rete LAN in due modalità di comunicazione. LAN, quindi qualcuno imposta sul dispositivo dei parametri che permettono la comunicazione diretta dal server verso il dispositivo come se fosse un computer, oppure ADSL Bridge, LAN / ADSL Bridge, cioè sfruttare un router LAN, quindi un router 3G, 4G, il router di casa, per poter collegare la porta di rete e, sfruttando il router non nattato, arrivare ad un server che permette quindi una connessione da remoto, indipendentemente dalle impostazioni della centralina. Andiamo a capire meglio quelle che sono le differenze tra le varie connettività primarie. La modalità GSM, la meno utilizzata da un punto di vista statistico storico, è la prima connessione nata in ambito di connessione di controllori, di DDC programmabili, verso un centro operativo. È una connettività di tipo punto-punto. Cosa vuol dire? Che il modem lato centralina deve avere una controparte di un altro modem lato centro operativo. Per cui un modem al centro operativo, una connessione. Due modem al centro operativo, due connessioni in contemporanea. 10 modem, 10 connessioni in contemporanea, con 10 chiamate, con 10 numeri di telefono che hanno un costo di traffico, soprattutto in uscita dal centro operativo verso il mondo esterno, piuttosto importante. Oltre a comportare un costo non trascurabile, il GSM ha il difetto di avere anche una certa lentezza nella comunicazione dati, per cui nel tempo è stato soppiantato da connettività che sfruttano sempre il GSM, il 2G, ma di tipo GPRS. GPRS che può essere con APN pubblico o con APN privato. Iniziamo a fare le prime differenze. Il GPRS sfrutta i canali GSM che per permettere di andare 4-5 volte più veloci rispetto al GSM, e sfruttando i canali internet di APN pubblica permette di andare a raggiungere il server e essere raggiunto da un server. La modalità GPRS su APN pubblica, utilizzata principalmente con operatori di telefonia TIM, Vodafone e Wind, che sono operatori fisici, ha una necessaria ha un fondamentale aspetto tecnico da non trascurare. Il dispositivo vuole un IP raggiungibile dall'esterno. Cosa vuol dire? Il GPRS, quando si collega ad internet, chiede alla rete dell'operatore di telefonia un indirizzo IP. Questo indirizzo IP, che viene associato alla centralina dall'operatore di telefonia, deve essere raggiungibile dal centro operativo. Quindi non può essere un IP nattato. Quindi eventuali indirizzi IP che iniziano per 10 non possono essere utilizzati solitamente in reti con APN pubblica. L'indirizzo IP su APN pubblica deve essere raggiungibile dal mondo esterno
in quanto il controllore esegue una serie di procedure, poi vedremo come, che permette al centro operativo di sapere sempre a quale indirizzo IP si trova l'impianto scuola tartaruga. L'impianto scuola tartaruga, che si chiama scuola tartaruga, quando si attiva ed acquisisce dalla rete dell'APN pubblica il proprio indirizzo IP legato all'operatore di telefonia, chiamerà il centro operativo in un modo che poi vi spiegherò, dicendogli: ciao centro operativo, sono l'impianto scuola tartaruga, non dice proprio così, ma passatemi il gioco, sono scuola tartaruga, da ora e fino a nuova comunicazione mi troverai all'indirizzo 91.10.10.10. Bene, il centro operativo sa che tutte le volte che un operatore qualsiasi cliccherà sul pulsante connetti alla scuola tartaruga, sa che l'indirizzo IP dell'impianto è 91.10.10.10 e lo raggiungerà sempre a prescindere. La centralina al tempo stesso è programmata, per cui se la rete va via, se l'operatore di telefonia sgancia l'indirizzo IP e gliene associa un altro, e quindi questo indirizzo cambia continuamente, la centralina è programmata per poter inviare il nuovo indirizzo IP al centro operativo. Per farvi capire il concetto, è come se uno zingaro, non avendo un'abitazione fissa, dica al postino di zona: guarda, oggi mi trovi qui, guarda, oggi mi trovi di là, se hai bisogno di portarmi una lettera mi trovi in via dei Sassi Sgonfi, in via Tosca Fiesoli e via di seguito. Quindi la possibilità di andare a descrivere, a fare un DNS, si dice, una tracciatura di quali sono gli indirizzi IP in cui si trovano le centraline, e quindi il server sa sempre dove raggiungerla. In tutto questo c'è un aspetto fondamentale: è alla centralina chi gli dice dove si trova il server. In fase di configurazione, dopo lo vedremo come, dovremo andare a dire alla centralina, a specificare alla centralina in fase di configurazione, qual è l'indirizzo IP del server, che in questo caso dovrà essere non solo pubblico, ma dovrà essere statico. Non si scappa da questa particolarità. Dovrà avere poi un insieme di porte aperte in ingresso per la sicurezza e quant'altro, per limitare problemi di sicurezza. Però l'indirizzo IP del server deve essere di tipo pubblico e sempre raggiungibile dalla rete pubblica e statico, sempre nello stesso posto. Quindi lo zingaro di turno sa sempre dove trovare il postino. Bene. La cosa cambia quando si passa su APN privato. Il concetto è del tutto identico a livello funzionale, però invece di avere un indirizzo IP proveniente da un APN pubblica, quindi che ne so, l'APN m2mbis.vodafone.it piuttosto che ibox.team.it, potrebbero avere un APN privata, quindi ogni azienda, l'azienda IntelliEnergy, potrebbe andare dall'operatore TIM piuttosto che Vodafone e chiedere la sottoscrizione di una APN privata. Quindi andando a chiedere a un operatore di telefonia di avere una propria rete chiusa, dando quindi la possibilità di aumentare il livello di sicurezza, ma non solo, in base agli accordi, questo permetterebbe di associare all'interno di una rete, a questo punto non pubblica, anche indirizzi IP statici, per cui una determinata SIM, la SIM con numero 333-123-4567, potrebbe avere come indirizzo IP 10.0.0.1, sempre e comunque. Questo permetterebbe al server di sapere, nello stesso esatto modo che la procedura è la stessa, ma permetterebbe di avere la possibilità di accedere direttamente a un IP che a questo punto sarà statico. La procedura di configurazione non cambia, sia lato centralina che lato centro operativo. Bene, la cosa si aggrava ulteriormente quando l'APN pubblica non mi dà un IP pubblico, l'APN privata non la voglio sottoscrivere perché l'operatore Vodafone è troppo caro, non gli voglio regalare i soldi all'operatore Vodafone, quindi vado dall'operatore Wind piuttosto che Iliad, mi compro un bundle di SIM con l'APN pippo.team.it, un'APN pubblica
tradizionale, quella classica di Vodafone, è web.omnitel.it, che però mette a disposizione un IP dinamico, ma non statico e non pubblico. Non pubblico. Scusate. Il fatto che l'indirizzo IP non sia pubblico fa decadere la procedura di far sapere al centro operativo dove trovare l'indirizzo IP. Se il server non conosce l'IP di destinazione, il server non può raggiungere la centralina. Per farvi un paragone, è come se abitassi in un condominio da 100 abitazioni, sul citofono ci sono solo numeri di interno e io al postino non dico in quale interno sto, ma gli darò solo l'indirizzo base. Io sto in via Tosca Fiesoli al numero 113, che è casa mia, se qualcuno vuole mandarmi una cartolina. Sto in via Tosca Fiesoli al numero 113. Arrivo al postino, si trova davanti un condominio con 100 abitazioni e non gli ho detto a quale interno. Il postino arriva lì, arriva alla porta di casa, ma non mi troverà mai. Stessa cosa quando si parla di un IP pubblico non... di un IP non pubblico, scusatemi, dinamico, per cui avrò un indirizzo all'interno della rete Vodafone piuttosto che TIM che impedirà al server di potermi raggiungere. In questa modalità si passa alla funzionalità di tipo bridge, utilizzabile solo su controllori IntelliEnergy in tutte le sue versioni, e permette di creare un'infrastruttura sempre impostabile dal display della centralina che dica al dispositivo: ok, la tua APN è web.onitel.it, fregatene dell'indirizzo IP che ti viene associato dalla rete, comunico alla centralina qual è l'IP del server, che sarà sempre lo stesso IP statico, quindi 178.237.3.5 per esempio, il nostro server di utilizzo che useremo oggi per fare i test, e la centralina non farà altro che ogni 10 o 30 secondi andare a bussare letteralmente al server per chiedere se ha bisogno di una connessione verso la centralina stessa. Quindi in pratica la connessione non viene mai instaurata dal server, ma la prima connessione di fatto viene sempre instaurata dal dispositivo verso il server. È un po', per farvi capire ulteriormente il concetto, è un po' come quando voi con un telefonino andate su Google e fate una ricerca. Voi aprite la ricerca, non è Google che vi manda indietro una risposta così tanto per, ma siete voi che attivate una determinata sessione di connessione. Stessa cosa nei confronti del server. Le modalità LAN non funzionano molto diversamente. La modalità LAN ADSL Bridge funziona esattamente come la GPRS Bridge, esattamente, in tutto e per tutto. Quindi la differenza sta nel fatto che invece di avere un modem avrò un router, ma alla fine non cambia assolutamente niente. La modalità LAN invece è un po' diversa, in quanto nelle strutture particolarmente complesse e dove è necessaria una certa sicurezza nella trasmissione dei dati, viene creato una struttura di rete che possa essere paragonata a una struttura LAN. È come se io avessi il server in ufficio da me e la centralina accanto a me. Per creare questa infrastruttura, anche se il server è a Milano e la centralina a Canicattì di sotto, esistono dei sistemi di infrastruttura IT che permette di configurare i vari router per creare VPN e instradare una comunicazione mediante una struttura di rete articolata e precostruita. Da questo punto di vista la centralina se ne sbatte se nel mezzo c'è una rete, un VPN o quant'altro. Per lei, dal suo punto di vista, è un cavo di rete LAN che parte da Milano e arriva a Canicattì, collegato diretto, punto. Dal suo punto, lei lo vede così, e in quel caso è necessario avere l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway che solo gli operatori IT che gestiscono la rete LAN potranno darci in quel caso. Bene, queste sono le varie modalità di connessione primaria. La modalità di connessione secondaria sfrutta uno dei due canali non utilizzato dalla primaria, per cui se la primaria la metto in GSM o in GPRS
sfrutta comunque la connessione modem, quindi GSM di base, la secondaria potrà essere solo LAN, o viceversa. Se sulla primaria metto imposto LAN, la secondaria potrà essere GSM. Attenzione, GSM o LAN, no bridge, no GPRS, quindi sulla secondaria si va ad impostare una connessione di tipo semplice. LAN, quindi gli vado a dire indirizzo IP, subnet e gateway se ne ho disponibilità, oppure in GSM avendo una connessione in entrata solo modem to modem e solo ed esclusivamente se la primaria è di tipo LAN oppure ADSL bridge. Queste sono le possibili impostazioni, tutti i possibili vettori. Andiamo a vedere come si imposta a questo punto il dispositivo. Allora, la prima cosa da fare è andare dentro menu, connessioni, e andare su a definire il nome dell'impianto. La scuola tartaruga, che vi dicevo prima, non è che si presenta al sistema Flower, al sistema centrale, come scuola tartaruga, ma si presenta con un codice di periferica. Codice di periferica, che nell'esempio presente è 100.0.0.56, è un codice univoco a livello di sistema, non assoluto. A livello di sistema, nel senso che nella stessa centralizzazione Flower non possono esistere ID duplicati. Il sistema ve lo impedisce, tra l'altro. Quindi, questo codice deve essere impostato in modo univoco e deve corrispondere sia al lato centralina sia al lato centro operativo. Questo codice di default sono tutti 255. Dovrà essere impostato su un impianto nuovo e dovrà essere impostato secondo delle logiche che saranno stabilite in fase di prima messa in servizio del primo impianto. Oppure, su commesse più estese, si va a inserire una codifica concordata dalle parti, ma solitamente siamo quasi sempre noi, IntelliEnergy, i primi propositori di quale codice inserire lì dentro. Noi facciamo delle nostre proposte che poi l'operatore è assolutamente libero di cambiarsele anche in un secondo momento, se non si dovesse trovare con le scelte fatte. Solitamente nei nostri impianti iniziano tutti gli impianti per 150, per quanto riguarda il termico, 151 per quanto riguarda gli impianti di illuminazione pubblica. Il secondo byte, quindi il secondo numerello 000, solitamente nel nostro caso indica un nostro riferimento progressivo di commessa che può variare da 0 a 255 in base alla necessità. Gli ultimi due numeri sono utilizzati per la nomenclatura degli impianti e qui ci si basa su una lista di impianti piuttosto che una lista progressiva, si vede caso per caso. Uno degli esempi più eclatanti di una commessa fatta in Campania, di cui alcuni partecipanti alla webinar in questo momento, troveranno negli ultimi due numeri i riferimenti dell'impianto. Gli impianti hanno un riferimento numerico progressivo dato da una lista di impianti, presumo, derivante dal Consip. Bene, quei numeri che vanno da 0 a 650, quello che sarà, permette di lo abbiamo suddiviso nelle due parti. Tutti gli impianti con gli ultimi due numeri dell'impianto vanno a finire nell'ultima terna, le centinaia vanno a finire nella terza terna, quindi l'impianto 200, l'impianto 201 sarebbe 150.18, non mi ricordo, 20, me lo ricordo, 150, 18, 2, 1 e via di seguito. Quindi da questo punto di vista è una numerazione totalmente a disposizione, ma fondamentale, una volta data una logica, seguitela se la scegliete da soli. Anche perché la nomenclatura rappresenta la codifica all'interno del database di quell'impianto, per cui se un domani lo cambio, cancellare
cambiare l'indirizzo ID sul database non sarà possibile, ma sarà possibile cancellare il vecchio ID e reinserirne uno nuovo. Questa procedura comporta la perdita di tutti gli storici legati all'ID periferica precedentemente cancellato. Così, se un domani voglio cambiare, è inevitabile che si perda tutta la storia di quell'impianto fino a quel momento. Quindi scegliere con cautela. Andiamo avanti. Allora, andiamo a questo punto a fare un esempio pratico di quelle che sono le operazioni da svolgere all'interno per poter impostare l'impianto nella modalità di tipo GSM o GPRS. Allora, abbiamo detto che andiamo su F3, connessioni, vogliamo lavorare su GPRS, su APN pubblica o privata. Una volta cliccato su connessioni, si sceglierà connessione primaria e comparirà la lista delle possibili scelte. Ci sono scelte che non ho elencato nella precedente lista di vettori di comunicazione, che sono PSTN e ISDN e nessuna. Nessuna ovviamente vuol dire nessuna connessione, quindi nessuna impostazione da fare. Per quanto riguarda il PSTN e ISDN, servono solo per retrocompatibilità, laddove il dispositivo ICON su cui state lavorando serva per andare a sostituire un controllore che ha modalità PSTN o ISDN. Sono piuttosto ISDN è ormai praticamente scomparso del tutto, PSTN esiste ancora, ma è del tutto simile al GSM da un punto di vista di configurazione. Come IntelliEnergy sono due vettori di comunicazione di cui non abbiamo hardware. Cosa vuol dire? Che se domani qualcuno arriva e mi dice: Matteo, mi mandi per favore una ICON 500 con un modem ISDN, la ICON 500 quante ne vuoi? Modem ISDN purtroppo non vi possiamo aiutare. Così come anche per la linea PSTN, i modem di tipo PSTN, che sarebbero la linea telefonica commutata che ognuno di noi ha a casa e che esiste da un centinaio d'anni ormai, bene, quei modem non li abbiamo a disposizione, non li abbiamo a catalogo. Quindi ci limiteremo a parlare di GSM e GPRS. Quindi, connessione primaria, si seleziona, abbiamo detto, vogliamo impostare il GPRS. Si abilita il GPRS, si entra nella modalità GPRS e questi sono i parametri da configurare, cioè l'abilitazione, abilitare o meno la funzione GPRS, se voglio abilitare il bridge, il setup dell'APN, il PIN della SIM che personalmente sconsigliamo di utilizzare, ma che se volete potete utilizzarlo e inserire lì dentro il PIN della SIM che andrete a utilizzare, e il baud rate di configurazione. Baud rate che dovrà essere sempre 38.400 o 57.6, a vostra scelta. La modalità fondamentale di configurazione, di una prima configurazione, è l'APN. Bisogna conoscere l'APN. Quale APN devo utilizzare? Qui si tratta, e ne discuteremo volta per volta laddove ne serva e ne abbiate necessità, dovete andare a inserire l'APN utilizzando il tastierino numerico presente sul dispositivo alla vecchia maniera, come se fosse un vecchio telefonino. Quindi se voglio scrivere la A, devo premere il tasto 2 finché sul display non mi appare la A. Se voglio premere, mettere la L o la Z, devo premere il tasto 9 finché non mi appare, 5 volte nel caso specifico, finché non mi apparirà la Z sul display. Bene, l'APN cambia da operatore a operatore e a parità di operatore cambia anche in base al tipo di contratto che avete, quindi le scelte da fare sono molteplici e ne discuteremo in caso di bisogno. Laddove la APN sia di tipo pubblico, le altre voci user e password, USR e PWW, non sono necessarie. La USR e la PWD necessitano esclusivamente laddove utilizzate un'APN privata e dove l'APN privata sia configurata sotto credenziali ben definite. In alcune APN private non è necessario neanche inserire user e password, dipende sempre dalle impostazioni dell'operatore e da quelli che sono gli accordi. Alla fine di tutto,
dopo aver inserito l'APN e dopo aver scusate, prima di andare avanti, l'APN principali sono: Team ne ha una pubblica, ibox.team.it. Wind ne ha una, internet.wind.biz, che sono le uniche, queste due sono APN che in base all'accordo contrattuale delle SIM possono fornire anche IP pubblici, dinamici ma pubblici. Vodafone ne ha molteplici. Vodafone ha almeno tre APN utilizzabili. Buongiorno Renato che si è appena unito a noi. Allora, le APN di Vodafone sono tre, dicevo, molteplici. Quella base non pubblica, web.omnitel.it, è un APN monodirezionale, indistintamente da quello che è le impostazioni, e lavora esclusivamente su IP non pubblici e viene utilizzata solitamente per l'ambito domestico, quindi telefonini, chiavette USB, chiavette, saponette per internet, viene utilizzata in questi ambiti. È utilizzabile anche nel nostro mondo, quindi è possibile inserirla nella voce APN, ma solo se abiliteremo il bridge. La seconda APN utilizzabile sono le APN di tipo machine to machine. Quindi la possibilità, cioè avere la possibilità di far dialogare tra indirizzi IP della stessa rete in modo bidirezionale. Anche questo però sono IP non pubblici. Cosa vuol dire? Sono sempre APN nattati, IP nattati, che possono dialogare tra di sé, anche essi sono solitamente iniziano per 10, e potrebbero dialogare sapendone gli indirizzamenti. Non è una funzionalità che sfruttiamo. Quindi la potreste anche utilizzare se le SIM sono di tipo machine to machine, dovrete utilizzare M2M.Vodafone.it al posto di web.onity.it, principalmente per problemi economici, perché se una SIM abilitata su machine to machine la configurate su web, è possibile che vi funzioni, ma potrebbero chiedere dei costi aggiuntivi non previsti. È una APN che comunque viene utilizzata pochissimo nel nostro mondo, cioè nelle nostre modalità di lavoro, scusatemi. L'APN che invece viene utilizzata per APN, per connettività di tipo GPRS standard, è l'APN con indirizzo IP pubblico, che è m2mbis.vodafone.it. Anche questa è un APN machine to machine, però a differenza della precedente, gli IP sono pubblici. Quindi sono esposti ad internet. Facendo in questa maniera, il server potrà quindi raggiungere l'IP pubblico e quindi di conseguenza la centralina. Bene, qua dentro, andando avanti, su router, andremo ad impostare l'IP statico pubblico del server, quello che vi dicevo prima. Come faccio a dire alla centralina dove raggiungere il server? Lo dico andando ad inserire qua dentro il codice del nostro server. Una volta impostati questi tre elementi, imposteremo il baud rate a 38,4 per il GPRS, si riavvia la centralina e a quel punto la centralina sarà in grado di inviare e accettare connessione verso il server in modalità GPRS su IP dinamico pubblico. Andiamo avanti. Questi sono i dati che vi dicevo prima, con l'esempio della APN del provider di Vodafone, con l'APN pubblica m2mbis.vodafone.it che solitamente viene utilizzata. Questi sono gli elementi fondamentali da ricordarsi, da conoscere, che vanno sempre trattati con l'operatore di telefonia laddove dobbiate andare a contrattare la fornitura di una serie di SIM. Bene, una volta impostato questi parametri che vanno sempre impostati in GPRS, possiamo decidere se abilitare o meno il GPRS. Anche in questo caso, il bridge, scusatemi, si decide se abilitare il bridge. Quindi, indistintamente dall'APN e dal router impostati, possono essere pubblici o non pubblici. Se sono non pubblici, se l'APN non è pubblica, cioè non ha IP pubblici,
devo obbligatoriamente abilitare anche il bridge, altrimenti non funziona assolutamente niente. Per abilitarlo si torna al menu precedente e a questo punto si va a sulla voce bridge con le freccette o con la rotella nel caso della centralina Icon 200, si entra dentro sulla configurazione e appare il menu di configurazione del bridge. Si dovrà abilitare il bridge, dopodiché dovremo tassativamente impostare l'indirizzo IP, che è lo stesso indirizzo IP precedentemente inserito, o meglio, potrebbe essere anche diverso, laddove i servizi lato server risiedano su indirizzi IP diversi. Nel 99,9% dei casi, l'IP inserito come router nella configurazione del GPRS sarà lo stesso IP inserito come IP del bridge, al quale punta il bridge per attivare la comunicazione, IP pubblico o privato statico del server Flower. La porta di comunicazione è la 4001 di default, o meglio, non di default, i server sono la porta 4001, se non ne viene specificato uno diversamente per qualche motivo. Per cui laddove una nuova installazione venga fatta, tutti gli indirizzi, tutte le porte, la porta di comunicazione del bridge sarà la porta 4001. Bisogna deciderlo in prima battuta, nel senso, quando si attiva un servizio, un sistema nuovo, bisogna sapere se la porta 4001 è utilizzabile o meno, perché questo comporta, se domani la dovessi modificare per un qualsiasi problema legato all'IT dell'azienda, comporta dover girare impianto per impianto a modificare sul display della centralina questo parametro per riattivare la comunicazione. Quindi è un dato fondamentale e una volta impostato si sconsiglia fortemente di sostituirlo. Gli apparati nuovi metteranno un numero non valido che dovrà essere inserito, sostituito con 4001. Di default mi sembra sia 65.000 qualcosa. L'ultima voce del ping, del bridge, da impostare è la frequenza, cioè ogni quanto la centralina va a bussare all'indirizzo IP del server specificato in precedenza, che può essere di due tipi: ping standard, una volta ogni 30 secondi, ping veloce, una volta ogni 10 secondi. È in fase di sviluppo una nuova funzionalità che sarà poi successivamente elencata, che permetterà di avere una connettività always on anche nella modalità bridge, quindi non ci sarà mai questa connessione e disconnessione se non in tempi molto più lunghi, ma al tempo stesso la connessione sarà sempre attiva. Risparmio sui tempi di attesa e anche risparmio nella velocità di comunicazione. Da questo punto di vista ne riparleremo quando sarà rilasciata questa nuova modalità di bridge, appena sarà disponibile. Bene, una volta impostato anche questo parametro, premendo il tasto F1, sarà possibile tornare indietro, uscire dal menu. A questo punto, riavviando il dispositivo ripartirà andando a instaurare la comunicazione verso il server nella modalità bridge. Bene. Le altre connettività sono tutti degli insiemi più semplici di questo e ve li farò vedere in tempo reale accedendo in desktop remoto sulla centralina che ho qui a fianco a me. Utilizzerò uno strumento chiamato Icon Lock, che è uno strumento che vi renderò disponibile, che è questo che vedete adesso, è uno strumento di connessione locale al dispositivo e serve per fare alcune parametrizzazioni che poi vedremo successivamente che cosa ci si può fare. Adesso lo sfrutto per potermi collegare e farvi vedere quelle che sono le opzioni in modo un pochino più dettagliato. Allora, siamo in modalità, in questo caso, ADSL Bridge. Le procedure dell'ADSL Bridge sono del tutto identiche a quelle che abbiamo descritto in precedenza, con la differenza che non dobbiamo impostare l'APN e il router, ma solo la parte di connessione bridge precedentemente configurata. Andiamo a vedere. Menu F3, connessioni,
connessione primaria o secondaria. Scusatemi, mi si è bloccato il computer. Connessione primaria. E qui c'è la lista che appariva in precedenza. Allora, le modalità alternative sono GSM e LAN. Nella modalità GSM, in cui sto entrando adesso, non solo la devo abilitare, ma devo impostare anche un IP. Sul GPRS questo non serve, in quanto è l'operatore di telefonia ad impostare l'IP. Nel mondo del GSM, quindi connessione punto punto, anche nel mondo GSM c'è necessità di impostare l'IP. Per default, se non specificato diversamente, si imposta l'IP del GSM, lo si imposta uguale all'ID periferica. PIN e baud rate sono uguali al precedente. Quindi, se voglio specificare un indirizzo IP, entro dentro e vi chiederà un codice di livello. Non ve l'ho detto in precedenza, tutte le volte che vi richiederà un codice di livello, di default il codice di livello sono tutti zeri. Bene, una volta inserito, ed è possibile cambiarlo, sui manuali della Icon 500 troverete la modalità per cambiare il codice di default da 000 a quello che volete voi. Per poterlo reimpostare, la centralina va riportata a fabbrica, per cui se vi dimenticate un codice che avete sostituito, per riportarlo a fabbrica dovete perdere tutto quello che c'è al suo interno. Quindi occhio a questo piccolo aspetto. Bene, andiamo avanti. L'indirizzo ID, come l'IP, si modifica entrando dentro e ridigitando, compreso gli zeri iniziali, il codice che volete inserire, seguito dal tasto cancelletto che sta a significare Enter. Una volta inserito, adesso io non lo faccio, si preme Enter e lui automaticamente torna al menu precedente. Su baud rate, una piccola annotazione importante da non trascurare, queste sono le possibili connettività. La velocità media utilizzata solitamente è 38,4 per il GSM e il GPRS. Nonostante sia possibile impostare 115,2, non lo fate per il momento, almeno che non abbiate in futuro il modem 4G. Con il modem 4G sarà possibile utilizzare anche la velocità 115.200. Fino ad allora non utilizzatela. Il consiglio mio che vi do è mettete sempre 38.400, che è una velocità media che va bene per tutte le connessioni. Anche in questo caso, una volta impostata, premendo la rotellina, lui ve la conferma o l'ok ve lo conferma e vi tornerà automaticamente sul menu precedente. Adesso non abilito il GSM perché non voglio fare variazioni. Andando sulla porta LAN, avremo l'abilitazione, avremo anche la configurazione manuale che comporta quello che vi dicevo in precedenza, cioè la necessità di conoscere IP, default gateway e netmask. Per sapere che cosa sono questi tre valori, che sono lo standard di configurazione degli indirizzi IP, non è proprio questa la sede più idonea, ma sono informazioni che dovete necessariamente avere. Per cui l'indirizzo IP, se non siete voi gestori di rete e volete collegarvi su una rete LAN, per esempio della vostra azienda, queste tre informazioni, IP, default gateway e netmask, ve le deve dare chi gestisce la rete. Per forza, non si scappa. Non possiamo mettere numeri a caso qua dentro. Un aspetto fondamentale che non vi ho detto è il DHCP. Il DHCP, utilizzabile solo sulla rete LAN, laddove siete in un ambiente solitamente di tipo domestico ed è attivo un DHCP e avete la possibilità o avete un router 3G, 4G e non vi volete stare a scervellare per capire quale IP, subnet e gateway mettere, se il router sta già funzionando e sapete per certo che ha il DHCP attivo, il DHCP sarebbe un sistema automatico che bene o male tutti i router hanno, che permette alla centralina di andare in autoconfigurazione prendendo i dati direttamente dal router. Prima di abilitare tale funzione, confrontatevi sempre con noi,
sia con chi, soprattutto con chi vi ha fornito il router, per capire se il DHCP è attivo oppure no. Perché in caso non lo fosse, la centralina non acquisisce nessun indirizzo IP e rimarrà non collegata. Infine c'è le modalità Bridge ADSL, che vi presenterà la stessa sequenza di schermata di schermate presentate nella presentazione. Una volta dato l'ok, si può decidere di configurare la porta secondaria. Porta secondaria che solitamente, per scelta nostra aziendale sugli impianti che realizziamo noi, impostiamo, dato che la primaria è quasi sempre GSM o GPRS, impostiamo sempre la secondaria LAN con l'IP LAN di default, cioè 191.255.255.254. Anche se non è utilizzata, questo non gli fa niente, però permette di arrivare con un computer portatile, collegare una presa LAN e sapere già per certo l'indirizzo associato alla centralina. Le connessioni delle voci, sulle voci secondarie si ripetono come quelle primarie. Una volta configurata la rete, se siamo in modalità GPRS, qua dentro comparirà la scritta GPRS ed il segnale. Segnale che corrisponde alla quantità del segnale trovato che lui riuscirà ad agganciare sulla rete. Il segnale sarà diviso in due parti, il primo numero, punto, un secondo numero. Lasciate perdere adesso la casellina con il P13. Il GPRS, come riportato sul manuale, ha due quantificazioni, ne avevamo già discusso in un precedente corso. Il primo numero indica la quantità di segnale, si consiglia di non scendere mai sotto 15, sotto i 15 si sta un po' alla sorte, e laddove sia al di sotto di 15, ma non sotto i 10, fondamentale è il secondo numero. Secondo numero che indica la qualità del segnale. È un valore che, a differenza della quantità, che spostando l'antenna, mettendo una prolunga, in qualche modo si ottiene dei miglioramenti, la qualità del segnale dipendono da circostanze non strettamente legate al posizionamento dell'antenna o all'effettiva presenza di segnale. È un numero che può variare, il primo numero varia da 0 a 30 e si consiglia di non scendere sotto 15. Il secondo numero varia da 0 a 7, quindi il primo numero più alto è, meglio è, il secondo numero più basso è e meglio è. Indica l'errore di comunicazione, varia da 00 a 07. 00 significa errore infinitesimale trascurabile, 07 vuol dire errore massimo, cioè errore di trasmissione superiore al 40%. Quindi vuol dire che anche con qualità buona potrei avere con quantità buona, avendo qualitativamente un segnale non buono, potrei avere comunque difficoltà di connettività. Quando si attiva la modalità bridge, sia essa in GPRS o come in questo caso in ADSL, comparirà un secondo rettangolino, che è quello che vedete adesso con il P13. Che adesso lo vedete fermo, ma in realtà, in base al ping, se è standard o veloce, questo numero aumenterà di un'unità, partirà da 00, arriva a 99 per poi ripartire da 00. Questo numero deve sempre andare avanti, non deve mai essere vuoto, non più di tanto perlomeno, e deve sempre andare avanti con i tempi previsti. Se metto ping veloce, ogni 10 secondi lo devo vedere di un'unità andare avanti. In questo caso è fermo, nell'esempio che vi sto facendo vedere, perché la DSL, il ping della DSL verso il server in modalità bridge, è fermo perché sono io collegato con questo programma. Quindi quando sono collegato sul canale che utilizza il vettore di comunicazione, la centralina smette di pingare verso il server stesso finché il canale non si libera. È un po' una sorta di linea occupata, per capirci. Il fatto che ci sia un P.13 vuol dire che il sistema, almeno la centralina, almeno 13 volte ha ricevuto risposta dal server. Quel 13 significa che la centralina ha chiamato il server gli ha risposto e gli ha dato ok.
Quindi vuol dire che la centralina è già online, per cui se non ci sono errori di configurazione sul Flower, la connessione è già sicura. Bene, torniamo sulla nostra presentazione. Oltre alla configurazione della connettività, che è la parte fondamentale per ogni messa in servizio del dispositivo, anche semplicemente per definire la connettività in locale, in LAN, la seconda parte di impostazioni da fare sempre sul display del dispositivo sono le impostazioni hardware della macchina che mi sto trovando davanti. Quindi ogni macchina ha le sue particolarità, ha delle impostazioni hardware da fare per fargli capire che cosa sto collegando sul dispositivo. Queste macchine possono essere più o meno articolate, più o meno complesse, in virtù del fatto che possono essere ICON 500 e ICON 200 a logica fissa, cioè 8 ingressi analogici, 4 uscite analogiche, così nasce, così muore, oppure potrebbero essere, per esempio, ICON 100, in cui i numeri di ingressi e uscite digitali analogici variano in base a come ne ho bisogno. Quindi ci sono dei morsetti che possono svolgere funzioni diverse. Quindi, per fare questo, si deve andare sempre sul menu principale, hardware, tipo di hardware. La prima cosa fondamentale da stabilire è l'hardware che io ho di base, cioè gli ingressi analogici. Che tipo di ingressi analogici sono? Bene, andando sul controllore ICON 500, mi apparirà la lista degli ingressi analogici da 1 a 8, dove avrò la possibilità di andare a stabilire ingresso per ingresso se l'ingresso è di tipo PT1000, PTC, NTC, Nickel1000, attiva 420, 010 volt, quindi vado a definire l'hardware come è settato. Laddove sulla ICON, sulla porta 1, della ICON, sia 100, sia 500 che 200, sia collegato a un modulo di espansione, IREN 30 nello specifico esempio che stiamo vedendo, se il modulo che sto collegando è un modulo di tipo IREM ed è nativo, in modalità nativa, documenti scaricabili dal sito del modulo IREM, vedete come si imposta nativo piuttosto che compatibile con moduli di altre parti, tipo PCH1. Bene, laddove il modulo sia nativo, dentro il display della ICON sarà possibile vedere e modificare le impostazioni dell'hardware come se fosse parte integrante dell'hardware stesso della ICON 500. Questa impostazione dei moduli di espansione dell'hardware, del modulo di espansione della IREN 30, lo si fa solo ed esclusivamente dal display della centralina. Accedendo ad ogni singolo elemento di configurazione, compare questo menu che mi permette, con le freccette e la rotella, di andare a selezionare il tipo, il filtro e di salvarmi la configurazione. Ovviamente queste cose devono essere conosciute, quindi il tipo di sonda che sto collegando lo devo sapere. PT1000, ne esistono due modelli fondamentali, acqua-aria, oppure fumi. Acqua-aria da meno 50 a 150, fumi da 0 a 500. Una volta impostato il tipo, premendo l'ok sulla centralina e con le freccette scorrendo le varie tipologie, premendo il tasto ok ho salvato la configurazione, premendo la freccetta verso il basso il rettangolino si sposta su filtro, che mi permette di andare ad impostare un filtro digitale. Nell'immagine è impostato nessuno, di default è ad un secondo. Questo valore, nella stragrande maggioranza dei casi, lo lascerete di default, ma permette di andare a modificare dove abbiate delle sonde che oscillano o abbiate, che ne so, un cavo non adeguato al tipo di sonda collegato. Penso proprio alla PT1000. La PT1000 richiede, da specifica, un cavo twistato 2x075 schermato. Ipotizziamo che sto facendo una sostituzione di un impianto, o non ho il cavo schermato. Tutte le sonde passive, nessuna esclusa richiede il cavo schermato. Se però
in una precedente installazione su cui sto sostituendo il controllore non ho il cavo schermato, ho la possibilità di alzare il filtro a valore 2 o 4 che permette di abbassare eventuali effetti di oscillazioni. Oscillazioni continuate, nonostante un filtro a 4 secondi, comporta un'analisi caso per caso per capire dove possa stare il problema. Uno dei problemi più diffusi, e qualcuno di voi all'ascolto in questo momento lo ha vissuto in prima persona proprio in questi giorni, cavi di sonde che passano molto vicino ad un cavo di inverter. Inverter montato sul quadro di potenza. Cavo di potenza che esce verso la pompa con cavo inverter non schermato. La normativa richiede un cavo schermato per tutti i cavi di potenza inverter. Bene, le sonde che mi passano a fianco a questo cavo mi oscillano di 70-80 gradi. Non gli si fa niente se non viene fatto un'azione correttiva più massiccia. L'esempio più semplice potrebbe essere passare il cavo da un'altra parte prima di andare a ripassare il cavo di potenza, magari un 6 mm per 4 schermato per 20 metri ha un costo notevole rispetto a ripassare un cavo sonda. Però è fondamentale capire questi aspetti. Una volta impostato anche il filtro, dato l'ok, con la rotellina o con le freccette mi sposto sul rettangolino salva, premendo ok, salvo la modifica. Questa operazione si ripete per tutti gli ingressi, tutti. Le tipologie di ingressi sono differenziate tra CPU e ingressi analogici dei moduli di espansione. Sulla documentazione scaricabile dal sito troverete le specifiche configurazioni di sonda che sono ammesse per i vari dispositivi. Comunque, ricapitolando, da qui sopra si capisce abbastanza bene, tutte le icon possono accettare di fatto quasi tutto. PT100, 500, 1000, PTC, Nickel 1000, NTC, 1K, 10, 20K e sonde attive 0,5, 0,10 o 420 mA. I moduli di espansione IREM sono le stesse sonde escluso le NTC. Le NTC sono utilizzabili solo dalle CPU, esclusivamente dalle CPU, almeno per adesso. Futuro, chi può dirlo? Quindi laddove dobbiate sostituire un impianto che ha 12 sonde, tutte NTC, come è capitato anche di recente, bene, sulla CPU potete lasciare le 8 sonde NTC, ma sui moduli di espansione dovete mettere delle sonde rientranti nelle specifiche riportate in questa lista. Solitamente noi forniamo PT1000. Andiamo avanti. Allora, una notazione fondamentale. Ogni nodo che verrà collegato alla centralina necessita le proprie impostazioni. Quindi il controllore lo imposto da qui, l'hardware del controllore lo imposto dal display del controllore stesso. Per quanto riguarda l'hardware delle centraline, dei moduli di espansione, scusatemi, devo andare a verificare caso per caso cos'è che va fatto per poterlo collegare correttamente. Ci sono fondamentalmente due cose da fare. Allora, prendiamo il sito. Prendo uno dei moduli più usati, l'IREM 50. L'IREM 50 intanto non ha questa funzionalità. Quindi la possibilità di configurare l'hardware del modulo di espansione da display della icon è fattibile solo per l'IREM 30. Per moduli IREM 50 bisogna avere il terminale da collegare sulla porta dell'IREM 50. Se non lo avete, dovrete richiedere il modulo preconfigurato per l'uso che ne dovete fare. Di default nascono gli 8 ingressi analogici, tutti PT1000-50-150. Inoltre, sempre per l'IREM 50 e anche in questo caso per la ICON 200, le impostazioni non si limitano alle sole impostazioni del display della centralina o del terminale palmare del modulo IREM 50, ma sul retro del dispositivo è presente una serie di dip switch, in questo caso, nel caso dell'IREM 50, dip switch a saldare, quindi saldatore alla mano, questi ponticelli che vedete qua nell'immagine che vi sto facendo vedere, e in base a questa tabella
potrete andare a chiudere o aprire i vari dip switch per ogni ingresso analogico ed impostare l'hardware secondo la necessità. Sull'Icon 200 esiste una cosa simile, però invece di essere dip switch a saldare direttamente sulla scheda, sono sul posteriore spostabili con un cacciavitino. Sono i classici dip switch a interruttore. Questa operazione è fattibile, va fatta sia su Iren 50 sia su Icon 200. Sono gli unici due, gli altri lavorano direttamente impostati da display. Quindi impostando il display secondo la specifica che necessito, l'hardware si imposta automaticamente. Altra cosa fondamentale per collegare uno o più moduli di espansione è sapere come deve essere indirizzato il modulo di espansione. Quindi, in base alla configurazione che abbiamo fatto in precedenza o che abbiamo scaricato, leggendo la scheda, il riepilogo della configurazione, come vi ho fatto vedere nei precedenti corsi, è possibile sapere che la CPU ha indirizzo 0, il modulo di espansione ha indirizzo 1, ma l'indirizzo 1 glielo devo dare. Bene, tramite i dip switch che sono riportati sul frontalino di ogni modulo in modo del tutto identico l'uno dall'altro e rispettando questa tabella di dip switch che vi sto evidenziando, sarà possibile dare l'indirizzamento del modulo. Attenzione a questo aspetto. Il dip switch è attivo quando in off, quindi il ragionamento è: se gli voglio dare indirizzo 1, devo mettere tutto ad on e l'indirizzo e il dip switch 1, quello più in basso, ad off. Occhio a questo aspetto. Capito questo piccolo concetto, si chiama logica negata, è possibile andare a fare tutti gli indirizzamenti con 6 dip switch dall'indirizzo 1 fino all'indirizzo 61. Il 62 e il 63 sono indirizzi riservati, ma impostare indirizzo 62 e 63. Bene, con questa modalità è possibile quindi andare a fare tutti gli indirizzamenti e dovranno essere rispettati rispetto alla configurazione definita. Oppure, se la configurazione è ancora da fare, chi installerà i moduli deciderà quale indirizzo dovrà assumere cosa, a vostra completa discrezione in tal caso. Bene. Questa nota era fondamentale. Allora, andiamo avanti. Vi ho detto che l'hardware impostabile da un punto di vista di configurazione I/O ingressi analogici è uguale per tutti. Quindi Icon 50, 100, 500, 200 e 500. La differenza la si trova in questi tre elementi. Icon 50, 100 e IMC10, che me ne ero dimenticato prima, che i morsetti, le morsettiere dei dispositivi sono variabili, non, nel senso non hanno una sua impostazione nativa. Vi faccio capire meglio accedendo alla documentazione del dispositivo. Catalogo, controllori, sono i link che vi ho mandato in precedenza. Prendiamo la Icon 100 per esempio e mi vado a scaricare dalla Icon 100 il foglio di collegamento della Icon 100. Bene. Esistono degli elementi fisici prestabiliti, quindi morsetto 11, 12 sono solo ingressi digitali, 13, 14, 15 sono solo uscite digitali, dopodiché la parte sottostante, la parte sotto del modulo, ha logica variabile, quindi il morsetto 21 può fungere da ingresso digitale, ma anche da ingresso analogico. Il morsetto 23 da ingresso digitale, da ingresso analogico. Ingresso analogico di tipo C, vedete? Ingresso analogico di tipo C, andandolo a cercare, eccolo qua, permette di andare a configurare PT100, PT1000, quindi tutta la serie PT, 100, 500, 1000, PTC, Nickel 1000, LTC, un K10K e 20K. Se vado avanti con la lista, arrivo a un certo punto che troverò questi quattro, i quattro punti finali, che a differenza degli altri 8 in precedenza non sono solo ingressi. Se ci fate caso, dal morsetto 21 a 33 sono solo ingressi. Dal morsetto 34 a 39 sono ingressi, ma anche possono essere anche uscite. In questo caso gli ingressi digitali e gli ingressi analogici hanno una nomenclatura diversa. Ingressi digitali tipo A,
ingresso analogico di tipo E. Se si va a vedere l'ingresso analogico di tipo E, eccolo qua, può essere solo 0,10 volt. Quindi attenzione a questo aspetto. In pratica, l'Icon 100, nonostante abbia 12 ingressi analogici, può ospitare in ingresso 8 sonde passive, 8 sonde passive o attive, diciamo passive, e 4 sonde attive al massimo, rinunciando ai relativi alle relative altre opzioni. Per cui se l'ingresso il morsetto 21 lo uso come ingresso analogico, non posso utilizzarlo come ingresso digitale e viceversa. Bene, andiamo a vedere come si impostano questi elementi. Sempre la stessa procedura, hardware, menu, hardware. Invece di andare su tipo ingresso, come fatto in precedenza, si va su funzione morsetti e compare la lista. Questa lista sarà più o meno lunga in base al tipo di hardware che avete scelto. Se si sta lavorando su una 50, sarà più corta rispetto a quello di un Icon 100. Bene, nel caso dell'esempio è quello di un Icon 100 e vi fa vedere il numero del morsetto. M21 indica fisicamente il morsetto 21. Quindi, quando si va sulla riga, questa evidenziata in nero, e la seleziono, significa che sto configurando questo morsetto. Questo morsetto IA1 o ID3. Bene, una volta selezionato, questa è la lista completa ed è l'annotazione che vi facevo vedere in precedenza. Questa è la lista completa dei moduli dell'esempio dell'Icon 100. Abbiamo i primi morsetti che sono solo ingressi e gli altri 4 morsetti che sono ingresso, uscita, digitali e analogici. Andando avanti, selezionando un elemento e selezionandolo con l'ok, è possibile entrare in configurazione del morsetto. Scusate, sono uscito. Per modificare la sua configurazione si deve premere il tasto F4 e compare le possibili scelte. Bene, questo morsetto io lo posso configurare come ingresso digitale, nel caso specifico sarà acquisirà l'indirizzo 14. L'indirizzo che assumerà quel morsetto è fisso, indipendentemente dal fatto che ci siano i morsetti precedenti. Io potrei avere anche tutti ingressi analogici e l'ultimo morsetto lo voglio impostare come ingresso digitale. Avrò ingresso digitale 1, 2, che sono i base fissi, e il 14. Dal 3 al 13 non ci saranno. Andiamo avanti, scusatemi. Quindi selezionerò l'ingresso, la modalità di lavoro con cui voglio configurare il morsetto, premerò l'ok e comparirà la verifica, la conferma del comando. Vi compare questa scritta particolarmente evidente anche sul display, in quanto l'operazione che stiamo facendo, che avviene istantaneamente, ma è potenzialmente pericolosa se non analizzata in precedenza. Se io ho collegato il morsetto come ingresso, ipotizzo come ingresso, come uscita analogica 0,10 volt, e lo sto riconfigurando come ingresso digitale, se si va a vedere la specifica, lo specifico esempio che vi ho riportato, l'uscita analogica fa riferimento al morsetto, per esempio, 39, uscita analogica 4, fa riferimento al comune della sua uscita analogica, cioè al morsetto 38. Quindi i due fili che mi arrivano dal campo sono collegati tra il 38 e il 39. Io lo sto trasformando in ingresso digitale di tipo A. L'ingresso digitale di tipo A, eccolo, è un contatto normalmente aperto, normalmente chiuso, che fa riferimento al più VAUX, cioè al morsetto 4, non al morsetto 38. Per cui, se per qualche motivo mi sto con le sto andando a fare questa variazione, lasciando collegato l'ingresso in modo sbagliato, ho possibilità di guasto. Quindi particolare attenzione quando si vanno a fare queste variazioni. Prima di andare a verificare, a fare una variazione di un impianto già cablato, se lo faccio a tavolino e lo faccio prima di cablarlo, poco male, è indifferente, basta stare attenti nel cablaggio come tutte le cose. Ma se l'impianto è già cablato e si sta facendo una modifica alle impostazioni, prima di fare la modifica verificate il cablaggio, o meglio
ancora sarebbe verificarlo prima di accendere il dispositivo, sapendo già quali sono le modifiche. So, chiedo troppo, si cerca di fare il possibile. Bene, una volta, scusate, mi sono andato avanti inavvertitamente, una volta impostato i vari morsetti, finito le impostazioni, tasto F1 del display della centralina, o se siamo sulla Icon 50, il tasto F1 sul display virtuale, si torna indietro, si esce, si torna al menu principale per rendere effettive tutte le modifiche discusse fino ad ora. In quest'ultima ora e 20, bisogna resettare il controllore, sempre. Quindi tutte le modifiche che comportano cambio di connettività, cambio di impostazione sonde, cambio di impostazione dei morsetti sulle CPU con punti variabili, per renderle effettive si toglie corrente e si ridà corrente. Tutte queste operazioni, quasi tutte in realtà, le possiamo fare anche mediante il programmino che vi dicevo prima. Vi ho detto quasi tutte perché le possiamo fare quasi tutte, escluso la possibilità, vediamo se lo ritrovo al volo, scusate un attimo, escluso la possibilità di configurare i punti del modulo di espansione. I punti lì del modulo di espansione tramite centralina possono essere possono essere impostati solo dal display della centralina, non con il programma esterno. Bene, torniamo alla nostra connettività. Bene, per fare questo si usa il programmino che stavo utilizzando prima. Vado a riprendere il programmino che nel frattempo è rimasto collegato, chiudo, allora comandi disconnessione. Per collegarsi, per utilizzare questo programma che vi girerò, comandi connessione, e vi chiederà subito delle informazioni. Qual è l'ID della periferica? Se ci metto tutti 255 come specificato, significa che lo ignoro o diciamo che non me ne frega niente. L'importante è conoscere l'IP dell'impianto. Questa connettività, questo programmino, sfrutta Ethernet, esclusivamente Ethernet in questa sua forma. Ne esiste anche un'altra che si chiama IconProg invece che IconLog, che permette però, che ha una serie di funzioni avanzate di nostro utilizzo interno. L'IconLog permette di andare a fare configurazione esclusivamente in LAN. Bene, se l'indirizzo IP della centralina è quello di default, lo andrete semplicemente a digitare. Ora io faccio annulla perché l'avevo già impostato. Se, come nel caso in cui mi trovo, la centralina è sulla mia rete LAN 10.0.1.199, mi vado a collegare. Bene, una volta collegati mi dice per un attimo che cosa sto vedendo. Quindi, comandi, informazioni piattaforma, mi dice che è una Icon 500, versione firmware 1.1.11, build quella che è un numero nostro interno, e se ci sono dei nodi di espansione collegati e riconosciuti, me li fa vedere qui dentro. Se questa lista è vuota, ci può essere solo due motivi. Uno, non c'è collegato niente. Due, ho sbagliato qualcosa nel collegamento dei nodi. Non c'è alternativa. Andiamo a vedere a questo punto però che cosa si può fare. Quello che abbiamo visto fino ad ora, tutta la sua configurazione dell'hardware, lo possiamo fare andando su Setup, accesso al BIOS. Comparirà questa schermata. Qua dentro c'è il riepilogo di tutti i parametri precedentemente descritti. Identificativo periferica, la rete, se la voglio primaria, qual è l'indirizzo del primario, qual è l'indirizzo del secondario, netmask, default gateway, connettività primaria Ethernet, in questo caso non ho modem, sfrutto solo la Ethernet, primaria Ethernet, ah, era in DHCP, qui l'ho cambiata per sbaglio, primaria Ethernet, secondaria nessuno, trasferimento file va benissimo quello di default, laddove ho un modem le impostazioni del modem, laddove ho una Ethernet le impostazioni di Ethernet, network reset per riavviare la centralina ogni tot tempo, le impostazioni di bridge che qui si vede già preliminarmente le future impostazioni che ancora non sono utilizzate, quindi nel caso del bridge si è abilitato standard veloce oppure modalità veloce o modalità normale,
abilitato, porta 4001, l'indirizzo IP del server. L'IO, nel caso della Icon 500, avrò la possibilità di configurare solo il tipo di IO, per cui andrò a definire gli ingressi analogici che ho a disposizione, e nel caso gli abbia a disposizione un NTC, devo definire non solo NTC, ma anche la curva corrispondente all'elemento sensibile. Sì, perché per non farla troppo semplice, l'NTC, come vi dicevo già in passato, come vi ho già detto in passato, nei corsi precedenti, l'NTC ha una trentina di sottocurve. Laddove utilizzate, per esempio, la coster, la sonda esterna coster è un NTC 1KC2990. Nella documentazione della Icon 500 troverete anche questo riferimento, per cui se avete una sonda coster troverete già il codice di riferimento della curva, se avete una Honeywell uguale, stessa cosa, così come anche per Carrel. Quindi avrete la possibilità di andare ad impostare tutto l'hardware. Per la Icon 500 e solo per la Icon 500 e la Icon 200, da dove stava impostazione, ho perso roba, da, non la trovo, mi mancano delle impostazioni che non riesco a trovare. Credenziali, server, bridge, network, reset, ora non me le ritrovo. IP default, questi sono gli IP di rete. C'è la possibilità di andare ad impostare la connettività. Ah no, aspetta, su questa centralina non è particolare, scusatemi, prendo un altro impianto che ho qui davanti a me, non so se è acceso, non mi ricordo qual è l'indirizzo, scusate un attimo. No, mi devo alzare. Vabbè, ve lo descrivo, devo andare in quell'altra stanza a prenderlo. È possibile andare anche ad impostare l'APN, come è riportato nell'esempio. Nell'esempio c'è specificato GPRS, l'APN e l'IP del router. Stessa cosa, vista in precedente, impostabili dal display. Da questo programmino è tutto fattibile molto, molto più velocemente rispetto alle configurazioni da display. Perché quindi vi ho spiegato il display, uno dovrebbe dire, non ci potevi spiegare questo, facevamo tutto in un quarto d'ora. No, perché questa funzionalità comporta che bisogna sapere mettere le mani sul display per potersi collegare la prima volta in caso di problemi. Se io ho problemi di connessione e non so mettere le mani al display, a quell'impianto non mi ci collegherò mai, se no chiamando in azienda. Avevo sbagliato indirizzo, eccolo. Questa è una Icon 100, setup, accesso al BIOS, connettività, e abbiamo rete, non connettività, rete, GPRS, e abbiamo la possibilità di impostare da tastiera direttamente la APN, la user, la password e l'indirizzo IP chiamato IP router, ma che rappresenta sempre l'IP del server. È tutto molto più immediato. Per rendere effettive le modifiche, file invia. Una volta che siamo collegati, abbiamo letto, modifichiamo e poi inviamo. Laddove, come in questo caso, nell'impianto in cui sono collegato adesso, l'impianto è non una Icon 500 o una Icon 200 che sono a logica fissa, ma è un impianto, come in questo caso, con Icon 100, ho la possibilità di andare ad impostare anche l'hardware. E qui mi appare la lista dei morsetti. Ci saranno tutta la morsettiera, quindi non solo quelli effettivamente modificabili. Che senso ha? In realtà serve solo per capire la logica con cui è impostato. Il morsetto 11 è impostabile solo come ingresso digitale. Il morsetto 21 può essere sia ingresso digitale che ingresso analogico. Il morsetto 34 può essere ingresso digitale, uscita digitale, ingresso analogico, uscita analogica.
quindi avere la possibilità di fare tutte le impostazioni possibili. Una volta che invio la modifica, una volta inviata, che siamo sempre collegati, per renderla effettiva devo comunque riavviare la centralina. Quindi dal menu comandi, dal menu setup, scusatemi, ho la possibilità di fare reset controllore. Una volta dato il comando di reset controllore, mi disconnetto e automaticamente il dispositivo si riavvierà con le impostazioni hardware fatte fino ad ora. Basta, con Icon Prog, con l'Icon Lock, sarà possibile anche aggiornare il firmware del dispositivo. Per cui scaricando dal sito internet, in questo caso sotto registrazione, andando sui link che vi ho messo in prima pagina della presentazione, nell'area download troverete non solo la documentazione, ma anche i file .bin, che hanno questo tipo di estensione, utilizzabili per aggiornare i firmware dei dispositivi, quindi per correggere bug, aggiungere funzionalità e quant'altro. Bene, con questo prodotto, in locale e in LAN, dopo essersi collegati, setup, aggiornamento firmware, sarà possibile, seguendo le istruzioni che compariranno a video, andare ad aggiornare il firmware del dispositivo. Quindi scegliere il file di origine, il .bin, e trasferire il nuovo firmware al dispositivo, quindi aggiungendo le funzionalità che mi serve aggiungere. Questa operazione è fattibile su tutti i controllori collegabili mediante Icon Lock. Bene, andiamo avanti. Cambiamo completamente argomentazione. Vado a testa bassa perché niente pausa, perché ancora le argomentazioni sono molte e quindi sforeremo le 16 e andremo un pochino oltre, probabilmente di un po', per vedere di darvi più informazioni possibili. Startup dell'impianto. In questo caso, anche in questo caso, lo startup dell'impianto è fattibile sia da display della centralina, quindi in una modalità che basta questo strumento, io lo chiamo strumentopolo, lo strumentopolo dito, per riuscire a fare tutto quello che è startup della configurazione, cioè le prove in bianco. Tuttavia, visto che esistono degli strumenti più immediati e visto che si fanno in campo queste cose, solitamente viene utilizzato lo strumento PC. Prima di andare a spiegarvi come funziona con il PC, che è estremamente immediato, vi farò vedere i 2-3 passaggi per arrivare ai menu per fare le impostazioni. Su tutti i display, su tutte le centraline, stessa procedura. F3, menu, hardware. La modalità che noi dobbiamo attivare si chiama modalità startup. Deve essere attivata, si seleziona, si preme il tasto F1 per attivare la modalità e il red run, che solitamente lampeggia mezzo secondo acceso o mezzo secondo spento, passerà a lampeggiare circa un decimo o ogni due decimi acceso, due decimi spento. Quindi ha una velocità quasi doppia, poco più di doppia rispetto a quella precedente, quindi si vede visivamente che sono nella modalità startup. Laddove l'impianto fosse già abilitato all'invio degli allarmi, al centro operativo arriverà una comunicazione che avvisa che l'impianto è in modalità startup. Bene, da qui, una volta attivato lo startup, si preme il tasto F1, si torna sul menu principale. Se si preme F1 due volte, uscirà tornando al menu dove c'è il segnale e in quel caso uscirà automaticamente dallo startup. Dovremo quindi rientrare e ripetere la procedura. Premendo il tasto F1, quindi una volta, dopo aver abilitato lo startup, si presenterà, si torna al menu principale e andiamo sul menu risorse. Entrando su risorse avremo la possibilità di modifica CFG e tempo reale, che richiedono però che la centralina sia già programmata, cioè all'interno ci deve essere già il programma per poter utilizzare quelle due funzioni. Il controllo delle risorse, che è quello che facciamo solitamente noi, non richiede nessuna configurazione, quindi per assurdo potreste avere semplicemente la configurazione vuota, il programma ancora non lo avete. Questa procedura la potreste dare da fare all'elettricista che ha eseguito l'installazione come prova in bianco del suo operato. Per cui l'elettricista, il signor Mario Rossi, che ha fatto il cablaggio dei punti, con quattro menu
da visualizzare, riesce a farsi tutte le prove funzionanti di funzionalità dell'impianto. Quando si va sulle risorse, possiamo controllare gli ingressi, le uscite, sia digitali che analogici, attivare l'uscita, verificare se l'ingresso si attiva. Quindi bisogna muoverci tra i display, quindi vado sul comando uscita digitale numero 1, che è, che ne so, comando bruciatore, lo accendo, torno indietro con l'F1, vado su ingressi, ingressi digitali, vado sull'ingresso digitale 1, vedo se lo stato si è acceso e via di seguito. Quindi si tratta di muoversi tra i vari menu. Le procedure esatte di come muoversi tra i menu, come attivare l'uscita e quant'altro, non sto molto a descrivere perché sono abbastanza intuitive in realtà, ma sono ben descritte da pagina 130 in poi del manuale della Icon, quindi vi spiegherei una cosa spiegata in due pagine estremamente bene. Quello che mi interessa però di più è la procedura di tipo computer, molto più immediata, molto più rapida, che potrebbe fare in realtà chiunque abbia un computer, seguendo semplicemente la seguente operazione. Prendo il computer, lo collego alla porta LAN. Questa operazione richiede che la porta LAN che è impostata dentro la centralina sia, cioè l'indirizzo IP, scusatemi, configurato sulla porta LAN della centralina, sia necessariamente conosciuto. Se non conosciuto, deve essere impostato, e deve essere impostato il PC per essere, si dice, nella stessa classe dell'indirizzo IP della centralina. Queste operazioni richiedono fondamentalmente tre aspetti. Uno, essere in grado di farlo, quindi sapere dove si imposta una porta, la porta di rete del proprio PC, dalle impostazioni di Windows. Sapere quali impostazioni mettere, ma soprattutto in ambito professionale è un problema non trascurabile. Molti PC in uso comune, compreso anche il mio tra l'altro, sono non gestiti dalla persona che lo usa normalmente, ma sono gestiti dalle persone che si occupano di IT e sicurezza aziendale. Per cambiare le impostazioni del PC, da un punto di vista di indirizzo IP, subnet mask, che sono gli unici due valori che servono, bisogna essere amministratori di macchina. Per forza, non si scappa. Se non si è amministratori di macchina, le impostazioni di rete non si possono cambiare. E se le impostazioni di rete del mio PC attualmente inserite non sono confacenti alle impostazioni di rete della centralina, non saremo in grado di collegarci. Quindi attenzione a questo aspetto, perché è capitato clienti che mi chiamassero dopo aver fatto 100 km per andare sull'impianto, collegare il PC e accorgersi che, non essendo amministratore di rete e avendo le impostazioni in automatico dell'indirizzo IP del computer, non essendo collegata alla rete dell'azienda, la rete non funziona. E quindi non riuscire a fare niente. Ore perse tra viaggi, test e quant'altro per non riuscire a fare niente. Detto questo aspetto, andiamo avanti. Una volta inserito il cavo di rete e il PC è collegato alla Icon 500, prendo un normale browser. Noi consigliamo Chrome, ma funziona bene o male con tutti i browser. Io l'ho provato con Opera e basta. Con Opera l'ho provata e funziona. Andando all'indirizzo IP della rete LAN conosciuto, di default 191.255.255.254, per esempio, compare questa schermata che vedete. Questa schermata è il web interno del dispositivo. Dal web interno del dispositivo, trascurando i vari menu che vedete in alto, ce n'è uno fondamentale in questo momento che ci interessa. Startup. Cliccando su Startup vi sarà richiesto un user e password. Di default sono user admin, password admin. Queste credenziali, di default tutte uguali, sono modificabili accedendo al menu dell'icon lock. Nei vari menu esiste una voce che si chiama credenziali, sul quale potete andare ad inserire eventualmente credenziali a vostro piacimento. Esiste anche un'altra user che è user
che però non fa assolutamente niente, cioè permette di vedere ma non di modificare. In questo caso, essendo nella schermata di startup, dovremmo accedere con la user di admin per poter essere in grado di fare le modifiche necessarie allo startup. Comparirà una finestra analoga a questa. Quello che stiamo vedendo è la schermata che compare su una Icon 50. Questa schermata sarà tanto più lunga quanto più roba ci sarà collegata alla CPU. Nel caso della Icon 50 non ha espansioni, quindi sarebbe questo e basta. Ma nel caso di una Icon 500 con 10 moduli di espansione, avresti una lista infinita di variabili. Sulla sinistra gli ingressi, sulla destra le uscite. Prima gli ingressi digitali, poi le uscite digitali. La schermata che vedete si aggiorna tutte le volte che fate un aggiornamento, o uscite e rientrate, oppure premete il tasto F5 sulla tastiera, come un normale refresh di una pagina web. Laddove volete fare delle operazioni continuative, vi consiglio di attivare la modalità aggiornamento auto. Non è infinita, dura una decina di secondi più o meno, però permette di andare a vedere delle movimentazioni che vengono fatte in tempo reale. Ho scritto 10 secondi, in realtà ci sta che duri di più, ora non mi ricordo esattamente se dura 10 secondi o un po' di più. Era nata per 10 secondi. Nella modalità in cui siamo adesso, cioè tutto grigio, si vede quello che sta facendo la centralina, per cui i comandi saranno on o off in virtù di quello che la centralina è programmata a fare. Non si vede solo quello che è programmato, ma si vede anche quello che non è programmato. Per cui si vede, nell'esempio che stiamo vedendo qui, io ho una centralina con 4 ingressi digitali, 3 ingressi analogici, 4 uscite digitali e un'uscita analogica. Ingresso digitale 1 chiamato pulsante on off manuale. Ora non sto a descrivere che configurazione c'era qui dentro, non è un po' particolare. Ingresso digitale 2, 3 e 4, non c'è scritto niente. Vuol dire che non sono programmati. Se non sono programmati, vuol dire che non sono cablati. Quindi se non sono cablati, io mi aspetto di leggere sempre aperto. Fondamentale capire questo, perché se io uno di questi 3 ingressi lo vedo chiuso, significa che su quel morsetto c'è collegato qualcosa che io non ho programmato e che in questo momento sta chiuso. Mi arriva un contatto normalmente chiuso. Quindi se non c'è collegato niente, il contatto può stare solo aperto. Sulle sonde, stessa cosa. Sulle sonde vedremo un valore di temperatura in virtù della programmazione fatta. Per cui se ho impostato una sonda esterna NTC 1K, io vedrò il valore in temperatura, ora qui espressa anche troppo precisa, c'ha 6 numeri decimali, basta il primo, si va a vedere la temperatura che già lui dovrebbe leggere, così come le altre sonde. Laddove l'ingresso, in questo caso non c'è un esempio, l'ingresso analogico non fosse programmato, al posto di un valore numerico che ha un significato riconducibile a una temperatura, a una pressione o all'ingresso che stiamo misurando e in base a come l'ho configurato, al posto di quello vedremo la scritta assente, quindi ingresso analogico 3, per esempio, sonda mandata caldaia, non lo vedremo, vedremo solo la grandezza vuota. Nella casellina sottostante vedremo un numero che varia da 0, ingresso analogico in cortocircuito, a 65.535, ingresso analogico aperto. Tutti i valori intermedi significa che l'ingresso analogico sta leggendo qualcosa. Che sia plausibile o meno, dal numero in sé per sé non è così immediata capire se si sta leggendo un valore plausibile oppure no. Finché non arriverò a configurare l'ingresso non lo vedo. Però se metto in cortocircuito la sonda, riesco a capire se la sonda che ho messo in cortocircuito, nel caso specifico, vado sulla sonda caldaia, apro fisicamente il contenitore della sonda caldaia, che sta leggendo 20 gradi, oppure un valore non configurato pari a 22.000, per esempio, lo metto in cortocircuito, devo vedere se la sonda non è programmata, devo vedere il valore che mi va a zero. Se la sonda invece è programmata, come nel caso dell'esempio, vedrò il valore andare al fondo scala impostato per il tipo di sonda che ho impostato nell'hardware. Per cui se sto leggendo una sonda PT1000-50-150, se metto in corto l'ingresso analogico mi andrà a -50. La stessa cosa si vedrà per
per comandi, per i comandi, per le uscite, per cui vedrò quello che la logica in questo momento sta decidendo, sempre che ci sia una logica già caricata all'interno. Per poter modificare io manualmente i miei comandi, e quindi confrontare i miei comandi con i miei stati, si attiva la modalità startup, che è un po' come sul display, andare su F3 hardware, modo startup, abilita, è la stessa operazione. A quel punto la colonna delle uscite mi diventa rossa e con il mouse posso andare fisicamente ad attuare io quello che voglio attuare e quindi vederne la corrispondenza in tempo reale. Per cui do il comando al bruciatore di partire, clicco sul pulsante on del comando bruciatore, vedrò il mio comando sull'elettronica che si attiva, mi aspetto che il mio bruciatore parta e l'eventuale feedback di stato, dopo un po', dopo il tempo di avvio del bruciatore, me lo devo vedere che si accende. Scusatemi, sono andato indietro. Lo devo vedere che si accende. Quindi, facendo in questa maniera, si riesce a provare elemento per elemento la corrispondenza dei punti configurati in questo caso rispetto a quelli prefissati. Se non abbiamo la configurazione schema elettrico alla mano, vi sarà possibile ripetere esattamente la stessa operazione. Per quanto riguarda le uscite analogiche, l'uscita analogica manualmente è comandabile a step di 10 punti per volta, partendo da 0 arrivando a 100, che equivale a 0,10 volt, per cui io posso comandare un volt alla volta. Scusatemi il gioco di parole. Quindi io gli posso impostare 10, 20, 30, che equivale a 1, 2, 3 volt. E anche in questa maniera si può andare a verificare la corrispondenza degli elementi di comando, sia con un test piuttosto che vedere la valvola o il servocomando o il bruciatore che va al valore desiderato. Alla fine delle attività, uscendo da questa schermata, se non faccio niente, stacco il cavo, lasciandolo in startup, poco male, entro mezz'ora circa al massimo, dopo un certo tempo, mi sembra mezz'ora, il dispositivo torna automaticamente in modalità operativa. Per cui non è che se ho lasciato lo startup che il sistema non sta più, quindi il sistema non sta più comandando, cioè in startup comando io, non è la logica interna. Bene, non è che sta così vita natural durante finché non arriva la mano divina a resettare la centralina, ma bensì la centralina si accorge che nessuno sta facendo operazioni e se entro mezz'ora che nessuno tocca niente né sul display né nella pagina web, lui automaticamente esce da startup, torna in modalità operativa, per cui riprende a lavorare il programma che nel frattempo è stato scaricato. Le prove funzionali. Qui c'è una descrizione. C'è una descrizione semplicemente testuale di quelle che le sono le operazioni da fare. Ci si basa molto su quello che abbiamo visto nei precedenti webinar. Prendo in esame delle schermate che dopo andremo a vedere. Eccola. Allora, ipotizziamo di avere un impianto come questo. Per fare le prove a caldo, quindi abbiamo finito le prove in bianco, finito le prove elettriche, se l'impianto corrisponde, i punti corrispondono, se non corrispondono si fa le modifiche che più riteniamo opportuno fare, in alcuni casi saranno modifiche di tipo elettrico, quindi mi conviene spostare il morsetto da A a B, piuttosto che andare a spostare la configurazione da A a B in base alle necessità. Una volta che la lista punti, le comandi e stati corrispondono alle specifiche che ci siamo dati e corrispondono alla nostra configurazione, almeno sulla carta, si va a fare le prove funzionali. Quindi si prende il nostro impianto, ci si collega a questo punto in LAN con l'impianto, con Baobab o con Flower da remoto, questa è la scelta, sta all'operatore che eseguirà le operazioni. In campo io uso Baobab, in LAN sull'indirizzo IP di default 191.255.255.254, prendo il programma precedentemente costruito, quello che avevamo visto la volta scorsa, compreso questo che è una delle pagine proprio della volta scorsa, gli schiaffo dentro, gli scriverò la configurazione completa e andrò a fare due tipi di verifiche. La prima è una verifica di corrispondenza grafica
delle temperature che sto visualizzando. Rispetto alla forma testuale, la forma di sinottico mi permette di capire istantaneamente se un valore di temperatura che sto leggendo non solo è valido, e questo lo vedo direttamente dalla prova dei punti, ma è coerente con quello che sto misurando. Io nella lista punti potrei avere sonda di mandata, circuito 1, 60 gradi. Bene, va bene, è giusto che sia a 60 gradi, ne prendo atto, faccio il cortocircuito, vedo che è a 60 gradi, 60 gradi se tocco il tubo lo devo sentire bollente, però diciamo che non me ne accorgo. 60 gradi, lo metto in corto, la sonda è questa, perfetta, è quello che mi aspetto di leggere. A quel punto, vedendo 60 gradi in un impianto spento, mi pongo il problema. Perché sto leggendo 60 gradi? Su un impianto che dovrebbe essere spento. O piuttosto, una cosa meno evidente, sono in mezza stagione, gli impianti sono spenti, mi aspetto una temperatura esterna di 15 gradi, durante lo startup ne leggevo 28, non ci ho fatto caso, mi sembrava plausibile, vado a vedere nell'insieme e mi salta all'occhio, dico, ma come mai sta a 28 gradi sta sonda esterna se fuori siamo al tramonto e siamo al 31 di marzo? Bene, questi aspetti, vedendoli graficamente, ci permettono di andare a capire eventuali problemi che sono indirettamente collegate alla prova dei punti, ma che comportano la prova a caldo. Leggere una sonda a 28 gradi, 24 gradi, una sonda esterna, che dovrebbe stare a 18, fa sì che l'impianto sta da acceso a spento e viceversa, nel caso contrario. Quindi, se io leggo 24 gradi e me ne aspetto 18, vado a vedere dov'è la sonda esterna. La sonda esterna è messa sopra la griglia da reazione della caldaia. Va bene, legge giusto, però non va bene. E quindi si provvede a spostarla. La sonda è esposta male, è esposta verso est e verso ovest, scusatemi, e al tramonto mi ci picchia il sole, quindi mi si è riscaldata. Oppure, mi è successo anche di recente, la sonda è esposta bene, però, cioè è esposta a esposta a nord, però davanti alla sonda esterna, a distanza di 10 metri, ho un palazzo di 4 piani a vetri, che praticamente fa sì che abbia un fascio di luce riflessa che fa sì che è come se fosse esposta a sud. Quindi difficoltà nel trovare dei valori congrui. Bene, dal sinottico si riesce a capire questi aspetti. Una volta fatto la quadra delle sonde, si va a fare le prove funzionali. Prove funzionali che si tratta semplicemente di andare sugli oggetti dei programmi orari, inserire un programma orario che permetta all'impianto, al circuito per l'esattezza, a un circuito di stare acceso e dire, bene, il circuito si accende, ho messo l'orario, scusate se sono tornato, sì. Il circuito si accende, no, perché? Perché la sonda esterna è a 24 gradi, bene, vengo sulle impostazioni di cutoff esterno e alzo il valore di cutoff piuttosto che disattivo il cutoff e quindi verifico che la funzionalità di cutoff intervenga piuttosto che no. La temperatura ambiente è a 24 gradi, l'impianto non parte perché il cutoff ambiente è intervenuto? Bene, e vado a controllare quei parametri che avevamo già discusso la volta scorsa, se vi ricordate, per chi ha partecipato. Quindi vado, metto l'orario, imposto i parametri per fare in modo che il circuito mi si avvii. Il circuito mi si avvia, mi parte, mi si attiva il set point, si attiva il set point calcolato e vado a verificare tutti questi aspetti. Verifico che la sequenzialità di quello che mi aspetto avvenga come mi aspetto che avvenga, cioè quelle modalità che vi ho descritto nelle logiche funzionali la volta scorsa. Se ci sono pompe gemellari, come in questo caso, vado a verificare che la pompa scambi, per cui la pompa deve scambiare in caso di blocco della pompa 1. Bene, faccio partire la pompa 1, una volta che è partita la mando in termica, lo stato viene meno, dopo 30 secondi mi deve partire la pompa 2. È partita la pompa 2? Sì, bene, facciamo la prova opposta, mando in termica la pompa 2, mi riparte la pompa 1 dopo che l'ho riarmata, e si verifica tutti questi aspetti. Si va a verificare che la valvola si apra, che segua l'andamento, si impostano, e poi questo si fa successivamente, io solitamente faccio tuning e prova a caldo insieme, però sarebbero due operazioni separate. Vado a vedere se la valvola e la regolazione parte, ma soprattutto
guardo se il circuito che sta chiamando calore sulla mandata del circuito miscelato mi richiami anche il set point della caldaia e faccio attivare la caldaia secondo le logiche stabilite. Quindi l'incrementale di più 5 rispetto al set point calcolato in climatica e dentro i limiti di minimo e massimi. Una volta che questo è a posto, faccio la prova, questa prova la faccio su tutti i circuiti, quindi metto il circuito 1 in off, accendo eventualmente il circuito 2 e rifaccio la stessa prova. Quindi verifico circuito per circuito che le funzionalità siano a posto, che avvenga in modo coerente. In caso di problemi, chi interviene? Interviene chi ha fatto la configurazione. Interviene voi, se l'avete fatta voi, chiamerete noi, se l'abbiamo fatta noi. Laddove questo commissioning venga realizzato direttamente da noi, saremo noi in prima persona a farle queste prove e queste correzioni. Bene, vi dicevo, una volta fatto quindi le prove a caldo, che sono descritte in questa parte, si va a fare, prima di andare oltre, a fare quelle che sono le calibrazioni degli elementi. Uno degli elementi fondamentali, che è relativo alla congruità della lettura della sonda, laddove ho una sonda che legge 20 e mi aspetto 15, è palese. Ma dove ho una sonda che mi legge 20 e mi aspetto 20, 21, o viceversa, mi aspetto 19, si deve andare a tarare l'elemento di configurazione della sonda in modo che rientri nei parametri specificati. Per fare questo ci sono due soluzioni. Soluzione 1, modifico il range della sonda. Vado fisicamente nella configurazione della sonda, vediamo se ve ne faccio vedere uno al volo. Avevo chiuso il flower inavvertitamente, ce l'avevo aperto da una parte ma l'ho chiuso. Vado a modificare il range della sonda. Devo modificare la sonda di un grado? Bene, vado a modificarlo tenendo in considerazione il grado che gli devo far leggere, per cui il range che era meno 50, 150, lo passo da meno 51, da meno 51 a 149, o viceversa in base al fatto che voglio salire piuttosto che scendere. Scusate un attimo, cerco la configurazione dell'impianto che ho tavolino, dovrebbe essere questo se non mi ricordo male. No. Non era questo, indubbiamente. Scusate un attimo. Vabbè, ora ne prendo uno a caso. Non so che cosa ho preso. Non è neanche un impianto IntelliEnergy. Prendo un impianto questo. Siamo al Pighi succursale, dove è quella nuova? Questa dovrebbe essere quella nuova. Allora, ipotizziamo che la sonda esterna mi legga un valore più alto o più basso di un grado. Ho la possibilità di andare manualmente con in configurazione, se sono abilitato a farlo, tasto destro sopra la sonda, configura ingresso, posso andare a rimodificare questo range, ricordandosi di mantenere la lunghezza del range. Se il range è 200 gradi, sempre 200 gradi deve rimanere. Quindi vado a spostarla alzando o abbassando l'intero range. Questa operazione, per quanto posso anche fare punti decimali senza problemi, questa operazione, per quanto possa dare un risultato corretto, non è la soluzione più corretta. La soluzione più corretta è, seguendo il manuale delle ICON, è andare a fare l'operazione di calibrazione della sonda. La calibrazione di una sonda la si fa in modo scientifico, non si può andare molto, molto a tentoni in questo caso. Quello che abbiamo appena fatto è, vado a tentoni, ho una lettura di un grado più basso, mi alzo tutto perché non posso fare da Bologna centro al Pighi, che se non mi ricordo male a Castelmaggiore, posso fare mezz'ora tra andare e tornare per modificare un parametrino stupido. Per adesso faccio questa modifica e poi lo verificherò. Che cosa
si va solitamente a fare in queste circostanze? Si va sulla sonda esterna, si mette un termometro campione. Termometro campione che deve essere a un centimetro, massimo due, dalla sonda, dall'elemento sensibile della sonda stessa. Questo è a maggior ragione per le sonde ambiente. Vado a mettere i due elementi estremamente vicino e ce li lascio, ma non un minuto, 10. Tra 10 minuti vedo la differenza e riesco a capire e a assaggiare quanto effettivamente c'è di differenza tra i due elementi. Sotto gli 0,3 gradi è trascurabile. Bene, anche sotto gli 0,5 a dire la verità, però diciamo 0,3. Per fare la taratura, in questo caso, di un elemento sensibile, la procedura corretta è prendere un elemento resistivo, se sto facendo la calibrazione su un elemento resistivo ovviamente, e sostituisco l'elemento sonda con un elemento resistivo, una resistenza di precisione, di valore noto al centesimo, al decimo di ohm. Quindi prendo una resistenza da 1010 ohm, 1, la metto sui due fili della sonda esterna, in fondo alla linea della sonda esterna, e accedendo ad un menu specifico della centralina, specificato nel manuale, potrete dire: caro ingresso analogico 1, stai leggendo 1010 ohm, 1. Facendo in questa maniera, il sistema compensa la correzione di errore. La correzione di errore dell'errore spesso è confusa con l'errore dovuto alla resistenza aggiuntiva del cavo. Non è vero, soprattutto su una 1000 ohm, ancora di più su una 10K, il cavo ha un'influenza minimale rispetto alla lettura. Considerate che mediamente su una PT1000 serve 3,9 ohm di cavo per fare un grado centigrado. 3,9 ohm di cavo sono chilometri, no decine di metri, chilometri. E sarebbe un grado in più rispetto al valore letto. Quindi come mai anche con pochi metri abbiamo delle sonde che leggono di più, a volte anche meno? Sono gli effetti capacitivi che il cavo ha. Il cavo più è scarso di qualità, meno schermato, meno twistato, meno intrecciato, più capacità detiene. Per cui la cordicella classica che viene passata con due cavi buttati dentro un canale hanno per pochissimi picofarad ad un effetto di caricamento di condensatore che va a sfalsare di pochi millivolt la lettura della sonda, pochi millivolt che si trasformano in gradi. Questo aspetto è spesso trascurato e bisogna compensarlo con queste calibrazioni. I dispositivi sono calibrati, tutti i dispositivi IntelliEnergy, alla morsettiera di IntelliEnergy sono calibrati a 0,2 gradi centigradi su tutta la banda di utilizzo, indipendentemente che si usi una sonda attiva, passiva, PT1000, PTC, Nickel1000, NTC, tutte calibrate a 0,2 gradi su tutta la banda. Quindi l'errore dovuto di per sé alla calibrazione dell'elemento sensibile, cioè della calibrazione in sé per sé dell'elettronica, è estremamente trascurabile, anche perché poi l'elettronica ha una precisione dello 0,1% sull'errore. Quindi su 20 gradi si parla di 0,2, che è, guarda caso, la precisione che vi dicevo. Bene, andiamo avanti. Una volta fatto le varie prove a caldo, si passa a fare le prove di i tooling di quelle che sono le vere e proprie tuning dell'impianto, quindi andare ad impostare l'impianto esattamente come deve funzionare. Sono quelle voci che vi ho fatto vedere la volta scorsa e che necessitano sempre di un vostro interessamento. Quindi impostazione del programma orario, impostazione dell'ottimizzatore di funzionamento, impostazione della curva climatica, settaggio dei set point ambienti, tutti i parametri. Queste sono le pagine, ho richiamato le pagine che abbiamo già visto la volta scorsa, se vi ricordate. Quindi
andando all'interno di ogni singolo elemento, sia dei sinottici, ma soprattutto delle pagine tecniche, avete la possibilità di andare a reimpostare e a fare il tuning fine del funzionamento dell'impianto. I parametri di tuning derivano tantissimo dall'esperienza, quindi da qui si vede e si scorrono, si stanno scorrendo tutti i valori che devono essere tarati. Hanno una taratura di base più o meno basata su una statistica nostra, che nella maggior parte dei casi può andare anche bene, però bisogna che ci prestiate attenzione. Laddove arriviate a fare in modo autonomo un commissioning e un tuning della configurazione, questi parametri li vedremo insieme. Molti di voi questi aspetti già li conoscono i vari oggettini e possono e sanno dove andare a mettere le mani. Altri meno esperti, quando arrivano a con questa lista in mano delle slide, sono in grado di andare a capire dove andare a mettere le mani. Gli elementi fondamentali, torno un po' indietro, non sono poi molti, la maggior parte sono dettagli. A parte i controlli di base dell'abilitazione delle funzioni cutoff ambiente, cutoff esterno, che sono riportati qua giù in basso, come calendari, curve climatiche, che bene o male tutti conoscete, quelli un pochino più particolari si trovano nelle pagine tecniche. Quindi scegliere la funzionalità del bruciatore, se modulante in temperatura o in potenza, se non è modulante si trascura. Se è modulante in potenza, andare a scegliere i giusti parametri del PID. I giusti parametri del PID dipendono dal tempo di risposta della caldaia rispetto alla modulazione del bruciatore. Se la caldaia mi ci sta un sacco di tempo a salire di temperatura in uscita, perché la sonda è posizionata male, perché la sonda è lontana dalla caldaia, perché effettivamente la caldaia ci sta tanto a salire, il PID non può avere un tempo integrale di 60 secondi. Perché vuol dire che la modulazione della caldaia farebbe 100%, 0% di continuo. Quindi in virtù di come risponde l'impianto, questi parametri dovranno essere modificati, personalizzati, caso per caso, bruciatore per bruciatore, elemento per elemento. Nel PID si va a mettere il tempo integrale, solo il tempo integrale, la proporzionalità non è, la derivazione nel caso di una modulazione non sempre è utilizzata, dipende da come reagisce l'impianto. Compensazione della curva di modulazione della caldaia in virtù del fatto che la caldaia non è comandata in potenza ma in temperatura. Per cui, come risponde la temperatura al mio 0,10 volt? Esempio che abbiamo fatto la volta scorsa. A 10 volt sono 80 gradi piuttosto che 75, quindi si va a tarare la curva in modalità che segua le impostazioni di chi ha settato la caldaia. Tempi di corsa della modulazione, se ci sono, tempo proporzionale integrale della richiesta di attivazione della caldaia, non di modulazione. Anche questa è una proporzionalità e integralità che vanno settati in base a quanto tempo ci sta a salire o meno. E via di seguito, le percentuali di inserimento prima e seconda fiamma, tutte modifiche che vengono solitamente fatte in virtù di quelle che sono le particolarità dell'impianto. Da qui dentro ci sono tutte le evidenziazioni di quelli che sono i parametri da modificare. Particolarmente sensibili questi elementi sono sugli impianti particolarmente grossi, soprattutto su caldaie in cascata, che è la pagina che stiamo vedendo in questo momento, nel caso specifico tre caldaie. L'impianto deve essere tarato bene considerando temperatura di mandato di ritorno, se le abbiamo. E andare a tarare come questo deve agire sulle tre caldaie, quali chiama per prima, in che modalità, con che tempi di ritardo deve partire la seconda. Quindi da qua dentro si va a fare i vari settaggi fondamentali per una corretta erogazione dell'energia e per un minor consumo possibile. Questo per quanto riguarda le configurazioni standard IntelliEnergy. Per configurazioni particolari si rimanda a informazioni particolari.
controllo dell'autorità ambiente. Anche qui, con quanto tempo l'autorità ambiente, in modo integrale, non derivato, integrale, va ad agire per fare il ricalcolo e la ritaratura del set point di mandata. Quindi tutte funzionalità che da qua dentro potete andare ad impostare. Bene, una volta fatto il commissioning con i vari step, capendo quale parametro mettere, capito dove metterlo, dopo dovete imparare a decidere quale mettere. Diventa difficile spiegarvelo se non si vede fisicamente in campo e non vi fate un po' di esperienza. Il commissioning di un impianto lo si fa sull'impianto, lo si fa anche da remoto, ma principalmente lo si fa su un impianto, soprattutto il primo commissioning. Quindi capire quali parametri mettere, come tempo integrale, dire un numero adesso sarebbe veramente superfluo. Laddove trovate delle difficoltà, mi chiamate caso per caso e vi indicherò quali le prove da fare. Quindi, guarda Matteo, ho questo problema, la temperatura, come mi si accende il bruciatore, come mi sale sopra il 50%, la temperatura mi schizza a 90 gradi in 60 secondi. Che posso fare? Nell'esempio che ho portato, molto estremo, ci facciamo veramente poco, perché una temperatura così vuol dire che il bruciatore probabilmente è sovradimensionato al di sopra di una certa potenzialità, oppure abbiamo poca richiesta rispetto alla potenzialità che sta erogando. Quindi cercare di partire da valori più bassi e salire più lentamente. Ci arrivo più tardi, ma ci arrivo. Quindi, per evitare che il bruciatore inizi a fare accendi spegni, inizio a fare step by step, piccoli passettini, allungando tanto il tempo integrale, dando al sistema la possibilità di andare in integrazione con tempi più lunghi. Laddove dovesse avere dei cambi repentini, come l'esempio che ho portato, in quel caso si utilizzerebbe la derivazione. Però questo tipo di esempio, questo tipo di esperienza, l'accumulate sapendo che è lì dentro che ci dovete mettere le mani, e chiamandoci abbiamo la possibilità di dirvi: sì, guarda, prova a fare così, prova a fare questa operazione, prova a modificare questi valori e vedere come reagisce, se ti migliora o ti peggiora. Ci vuole tempo. Per fare un commissioning di un impianto fatto bene, ci vuole tempo. Una centrale di teleriscaldamento con due caldaie, e qualcuno di voi oggi lo può confermare, due caldaie e un gruppo di pompaggio, 3-4 pompe, per fare una messa in servizio va via un giorno. Sono 3 caldaie e 4 pompe, un giorno. Perché è un teleriscaldamento, non è la caldaietta murale del signor della signora Gina, custode della scuola. Quindi se a me una caldaia mi sta a 2 megawatt o a 1 megawatt e 2, alla fine dell'anno sono soldi che rimangono in tasca all'azienda gestrice, che gestore. Quindi quelli sono i parametri, il come ci si arrangia. Ultimo elemento, come si invia gli allarmi. Quindi abbiamo impostato tutta la nostra configurazione, abbiamo impostato la centralina per fare comunicare la centralina in locale LAN e da remoto via GSM, GPRS o LAN. A questo punto si deve andare ad impostare l'invio degli allarmi. Per l'invio degli allarmi si deve cercare questo oggetto. Nelle configurazioni standard di IntelliEnergy questo oggetto lo troverete sempre nella prima pagina tecnica, sempre. In alto a sinistra troverete questa fila di oggettini, vedete, questa è la pagina precedente, eccolo qua, troverete questa fila di oggettini dove all'interno di questo oggetto troverete, con il tasto destro in modalità modifica, troverete 1, 2, 3, 4 opzioni, alcune con delle sotto-opzioni. Partiamo dalla modalità più semplice, configurazione del modem. La configurazione del modem si fa quando l'impianto è in modalità modem GSM, punto punto, quindi non è in GPRS, non è in LAN, e si va a dargli un nome, il descrittore di risorse al primo della lista, i parametri che vedete sulla sinistra sono default, e andandogli a dare quale numero di telefono deve chiamare come trasmissione dati per inviare gli allarmi gli allarmi verso il centro operativo. Scusate. Due ore senza bere, la gola inizia a risentire. Di questi numeri ne abbiamo di default 3.
In una modalità un po' particolare è possibile aumentarli. Di default sono tre e nella stragrande maggioranza dei casi bastano e avanzano. Deve essere quel numero, numero A, B e C, rappresentati qua su in alto a destra della schermata, sono i numeri dei modem in ricezione che il centro operativo deve avere. Potrebbe essere lo stesso modem che è anche in uscita, ma più meno modem ci sono al centro operativo, più modem ci sono in campo, più facile è che il modem sia occupato a fare altro. Questa modalità è, come vi dicevo, sempre meno usata ed è però anche la più semplice. In questa parte qui abbiamo da impostare anche i tentativi di retry, laddove il numero non fosse unico per la ricezione, solo per la ricezione, scusatemi, ma utilizzato per ricezione e trasmissione. È statisticamente piuttosto facile trovarlo occupato. Già con 30 impianti si vede le problematiche di configurazione. Scusate il saluto, è passata una persona che conosco. Si vede, trova spesso occupato, può trovare spesso occupato, soprattutto in inverno durante l'orario di lavoro. Quindi arriva a inviare gli allarmi, trovo occupato. Ci rinuncia? Sì, no, dipende dalle scelte che facciamo. Nell'esempio che ho riportato, ogni numero fa ulteriori 5 tentativi. Dopo 5 tentativi fa una pausa di 120 secondi e fa ulteriori, e di questi cicli ne fa 5. Ogni ciclo intervallato da 120 secondi. Numero A, B e C possono essere, anzi meglio sarebbe, se fossero numeri diversi, sempre di modem per il centro operativo. L'abilitazione verso il centro per l'invio degli allarmi, degli invio delle segnalazioni o per l'invio da un allarme è un tempo che viene solitamente abilitato come attesa prima di chiamare. Dato che le chiamate costano, solitamente questo tipo di connettività è pagata al minuto e una connettività di questo tipo dura pochi secondi, pagare pochi secondi di chiamata per scaricare, pagare un minuto per pochi secondi per scaricare magari una segnalazione. Potrebbe risultare stupido. Bene, solitamente si mette un tempo di attesa tra una successione, prima di che attivi la connessione, di attesa per vedere se ci sono nuovi eventi da aggiungere in coda a quello che deve inviare. Questo tempo è impostabile, di default 60, quindi è trascurabile. Se lo mettete troppo lungo, rischiate di ricevere allarmi importanti in tempi troppo lunghi. I dispositivi in modalità GSM solo. In modalità GSM hanno la possibilità di inviare loro stessi dei messaggi a due numeri definiti secondo delle modalità espresse qui sotto. È un utilizzo sempre meno diffuso, solitamente perché c'è il ribaltamento degli allarmi è fatto solitamente dal centralizzatore. Dov'è che viene utilizzato? Negli impianti, per esempio, di teleriscaldamento. Teleriscaldamento che dicevo prima, dove c'è una connessione primaria LAN, una connessione secondaria di GSM di backup, il GSM viene utilizzato per mandare degli SMS e quindi scavalcare completamente l'infrastruttura data dal flower e quindi evitare qualsiasi tipo di problema, a qualsiasi livello possa intervenire un problema. Mi arriva un allarme doppio, meglio un allarme doppio ricevuto da due fonti diverse, ma nello stesso momento, a pochi minuti comunque, piuttosto che rischiare di non avere l'allarme e avere un paese sotto teleriscaldamento fermo, piuttosto che una centrale termica di un ospedale con le caldaie ferme e non saperlo perché è andata giù la rete, per lo stesso motivo per cui le caldaie sono ferme, magari è andata via corrente, e il sistema non mi manda l'allarme perché la rete è giù, la rete LAN è giù. Quindi in quel caso avere un servizio di backup ulteriore, in questo caso GSM è possibile, aiuta nel ricevere eventi. L'altra modalità, è la connessione LAN. Connessione LAN che viene abilitata indipendentemente che sia LAN o che sia ADSL Bridge. Bisognerà andare ad inserire nell'indirizzo IP primario l'indirizzo IP pubblico del server. Vi ricordate quello che si mette nella casellina router dentro il display della centralina in fase di configurazione GPRS? Bene, quell'indirizzo IP.
Con l'indirizzo IP bisogna dire al server, ok, se hai un allarme, mandalo qui, e gli si dice l'indirizzo IP. Anche di questo ne esistono molteplici, in questo caso non molto utilizzati, perché solitamente viene utilizzato qualora ci siano sistemi ridondati. Quindi ho due server perché ho un'installazione particolarmente sensibile e ho un server primario e un server di backup. Laddove ho un server di backup, se il primo non mi risponde dopo X tempo, faccio un tentativo di inviare l'allarme sull'IP, sull'indirizzo IP secondario o il terzo indirizzo IP laddove i server siano addirittura tre. Il primo che trova libero si ferma la sequenza di invio. In questo caso invia l'allarme al server via LAN. GPRS. Il GPRS comporta la configurazione dell'oggetto GPRS comporta la necessità di reinserire una serie di parametri già inseriti nel display della centralina, che sono questi. Questi parametri, che sono, sono anche modificabili dall'interno della centralina, scusate, mi sono andato avanti inavvertitamente, devono essere inseriti già come lo sono stati inseriti nella fase di configurazione della prima connessione. È una ridondanza, ma va fatto, non ci si può esimere, va fatto. Per cui se in centralina durante il primo avvio ci metto m2mbis.vodafone.it come APN, nella APN ci devo mettere m2mbis.vodafone.it. Attenzione, per quanto vada fatto, ma è fonte di errore questo aspetto, perché è possibile che qua dentro inseriate un errore, per errore una APN sbagliata, un carattere in più, un trattino al posto di un punto. Quindi fate attenzione, perché nonostante l'impianto in questo momento sia operativo, inserire l'APN qua dentro e poi scrivere la configurazione modificata con l'APN sbagliata fa sì che l'impianto smetta di comunicare. Se l'impianto è a 1000 km, per farlo ripartire andate a dove si trova l'impianto a rimodificare a mano sul posto quel parametro. Mille attenzioni a questo aspetto. Una volta inserito l'APN, se è privato reinserendo user e password, si vada a settare gli elementi fondamentali che sono utilizzati sia dal bridge, sia dall'APN, sia dall'IP, dal GPRS su IP tradizionale. Il server ping, che solitamente rappresenta un indirizzo IP, che nel caso specifico ho messo lo stesso del server, però solitamente è un IP diverso, e rappresenta un elemento sicuro che la centralina, o meglio la rete a cui si appoggia la centralina di tipo GPRS, possa sempre raggiungere per verificare che lei non abbia problemi. Si esclude solitamente il server, l'indirizzo IP del server, perché se il server fosse bloccato per qualche motivo, se non mi può mandare gli allarmi, non mi può neanche pingare quel server. Solitamente su reti pubbliche io consiglio di mettere l'IP di Google. Quindi, dove qui dentro leggete server ping 178.237.35, nell'esempio che ho fatto, solitamente ci mettiamo 8888, che è l'IP di Google. Se è morto quello, vuol dire che è morto internet. Quindi tutto il resto decade. Intervallo di ping e fallimenti è un sistema per dire alla centralina, ok, pinga continuamente questo indirizzo IP. Non è il ping del bridge, sono due cose diverse. Questo è un ping a basso livello che fa il sistema, trasparente, non ve ne accorgerete mai che lo sta facendo, non avete traccia da nessuna parte, e serve solo per capire alla rete, a lei stessa, che sta funzionando. Se prova a pingare Google e non lo raggiunge per 10 volte consecutivi con un tentativo ogni 30 secondi, lui dopo quindi 5 minuti e 300 secondi spegne il modem, lo riaccende e reinizializza la connessione. Questa operazione è fondamentale. Non mettete intervalli di ping troppo lunghi, tipo 300 secondi, perché questo intervallo di ping permette alla rete di stare in piedi. Purtroppo gli indirizzi IP, soprattutto quando si lavora sui IP pubblici dinamici, gli indirizzi IP pubblici, probabilmente molti di voi lo sapranno, l'IPv4, sono terminati, non ne esistono altri disponibili.
Per cui se un operatore di rete occupa un indirizzo IP pubblico per associarlo a una centralina che non fa neanche traffico e quindi non sta spendendo soldi in traffico, l'operatore di telefonia dopo un certo tempo ti sgancia l'indirizzo IP per associarla a qualcun altro che ne sta facendo richiesta. E la centralina è obbligata a reinizializzare tutta la rete, comportando un continuo disconnetti, riconnetti, disconnetti, riconnetti, disconnetti, riconnetti. Bene, questa operazione la si bypassa nei limiti del possibile aumentando l'intervallo di ping. Non scendete sotto 30 secondi, mettete 30, 45, 60 secondi. 120 già in alcuni casi è risultato, in alcuni momenti è risultato anche troppo lungo come tempo di intervallo di ping. Anche perché il dispositivo in GPRS, se non fa quel ping, non fa traffico, proprio zero assoluto. Mentre un telefonino qualcosa scambia sempre, questo non fa niente. Non manda neanche un bit in aria. Quindi occhio a questo aspetto. Bene, capito questo, server allarmi e DNS. Il server allarmi è l'indirizzo IP del server su cui inviare gli allarmi. In GPRS, ed è in questo caso il mio server, che solitamente è identico al DNS. Server DNS è quella funzionalità che vi dicevo subito all'inizio del corso, che è l'indirizzo IP che la centralina in GPRS raggiunge per avvisare dove farsi trovare. Bene, questo indirizzo IP solitamente è lo stesso del server allarmi. Ho una domanda, anche su GPRS privato è utile mettere 8888? In quel caso su GPRS privato si intende GPRS con APN privata, è utile mettere 8888 se dall'APN privata l'indirizzo di Google è raggiungibile. Non ve lo posso dire io. Essendo un'APN privata, quindi di vostra proprietà, sarà chi gestisce la vostra telefonia a dirvi se potete utilizzare 8888 oppure utilizzare un altro indirizzo IP. Solitamente nel caso di IP privati, di APN private, spesso l'indirizzo di Google è chiuso, non viene raggiunto, quindi viene utilizzato un indirizzo IP. In estremo razio uno può mettere anche il server allarmi. Solitamente da parte degli IT viene fornito un indirizzo IP primario, che è solitamente l'indirizzo IP del router dell'APN privata. Può per dire, se l'APN privata vi fornisce indirizzi IP che sono 10.10.10x, dove x parte da 1 e arriva a 255, solitamente l'1 è l'indirizzo IP del router interno dell'APN e va sempre. Per cui solitamente viene messo un indirizzo tipo questo. Quindi dalla stessa rete viene pingato un indirizzo IP all'interno della stessa rete. Se quello va, vuol dire che la rete GPRS in quel momento di tipo APN privato è attiva. Quindi sentire il vostro referente di telefonia all'interno della vostra azienda. Bene, vi dicevo, gli ultimi due parametri da inserire sono, parto da questo sotto che è più semplice, fallimenti e ripetizioni della notifica. Laddove siamo in GPRS con IP pubblico e solo in questa modalità, quindi non bridge, lui ogni tot tempo avvisa il centro operativo per dirgli il suo indirizzo IP. Lo fa per due motivi. Uno, perché l'ho perso e gli è stato cambiato e quindi gli comunica quello nuovo. Oppure, se non gli è stato cambiato, lui ogni X tempo, ogni ora nel caso dell'esempio riportato, invia comunque la stessa comunicazione inviata un'ora precedente, un'ora fa. Questo è un sistema ulteriore per capire se il server è sempre raggiungibile e per dire al server: oh, stai sereno, sto ancora qui, mi trovi qui, non mi muovo, chiamami quando vuoi. Bene, questa operazione è relativamente importante, è fondamentale comunque su IP pubblico, su non bridge, comunque su connettività di tipo non bridge. Di tipo non bridge questa funzione è omessa, cioè anche se la impostate non viene cagata di pezzi. Ultima cosa abbastanza importante per quanto mi riguarda è l'invio della sopravvivenza. Per il GPRS, tramite questa spunta, è possibile dire alla centralina di inviare un messaggio in background ogni 2 ore, anche se non ha niente da dire.
anche se sta pingando regolarmente, chiama il centro operativo, entra in connessione come se dovesse mandare un allarme e dice: ciao server, io sto bene, grazie, tutto a posto, a casa, COVID, tutto a posto, bene. A questo punto il server sa che la centralina è viva, comunica, non ha preso il COVID e quindi riesce a tenere traccia del fatto che è online. Questa informazione è fondamentale per avere una segnalazione di mancata sopravvivenza. E dai, Mauso, non ti muovere. Di mancata sopravvivenza. Se io server mi aspetto una comunicazione, so che mi deve arrivare una comunicazione ogni 4 ore, anche se lei mi chiama ogni 2, ma io conto 4, di solito si mette il doppio, una perdita di comunicazione è ammessa. 2, no. Almeno questo è il consiglio che diamo noi. Bene, dopo 4 ore che non ricevo nessun messaggio, gatta Cicova, dove sei andata centralina? Brutta stronza e non sei altra, chissà dove sei andata a fare del bene. Quindi il sistema avvisa, generando un evento a video, avvisando che la centralina è fuori linea e dà un allarme specifico di mancata sopravvivenza. Quindi secondo me è importante, fondamentale sugli impianti estremamente sensibili, le suddette centrali di teleriscaldamento, gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti di cogenerazione, gli impianti di ospedali di grosse dimensioni, quindi tutto quello che ha un impatto di sensibilità al pubblico, più teniamo sotto controllo che sia tutto a posto, meglio è. Meglio qualche allarme in più che qualcuno in meno. Una volta impostati modalità di connessione, GPRS, modem o LAN, si deve andare a configurare nella voce di rubrica CFG periferica, si vanno a configurare una serie di parametri. Anche questo ha dei sottomenu. Il primo parametro fondamentale è il firewall. Se la centralina lavora su APN con IP pubblico, si deve attivare un firewall. Non si può, si deve. Se l'IP è pubblico, l'IP è esposto ad internet, è esposto a tutto quello che arriva dalla sporcizia in rete. Per cui se non gli dico alla centralina di non cagare, scusatemi il francesismo, gli IP che non ritengo validi, questa prende, risponde a chiunque la chiami. Non è che risponde in modo intelligente. Si deve capire che su internet ci girano le peggio cose. Quindi se un IP risponde al ping, per esempio, io chiamo una centralina che risponde all'indirizzo 91.91.91.91 e un hacker russo sta facendo un tentativo di forcing, vattela a pesca, c'ha dei servizi che girano sul dark web per cercare quali IP sono liberi. Vede un 91.91.91.91 e risponde al ping, la prima cosa che fa, manda uno screen delle porte aperte per vedere se c'è qualche porta aperta e capire se una delle porte di controllori sono aperte. Alla centralina non succede niente, continua a lavorare, fa le sue logiche, gestisce tutto in modo regolare, smette di comunicare. A quel punto non la chiami più, non la chiami più perché la centralina si blocca, viene presa d'assalto e si blocca a causa di un eccessivo traffico di rete. Giusto per farvi un paragone, mi è capitato di avere IP bloccati dopo un quarto d'ora dall'attivazione. Quindi non è così trascurabile questo aspetto. Che cosa si fa solitamente? Si abilita il firewall, quindi semplicemente la spunta di abilitazione. Mettere questa spunta fa sì, torna un attimo indietro, che questi IP siano accettati a prescindere. Se non ne metto altri, almeno gli IP di ping e del server saranno sempre accolti a braccia aperte. Dopodiché è possibile specificare fino a 4 intervalli di IP non relativi al server che posso fargli accettare. Banalizzo, se io abilito il GPRS e la LAN con indirizzo 191.255.255.254 e abilito il firewall che voi vedete a tavolo in questo momento sulla presentazione, questo firewall non permette gli indirizzi IP che iniziano per 191, permette gli indirizzi IP per 10, permette gli indirizzi IP 192, ma non quelli 191. Quindi a quell'impianto, il locale LAN, pur essendo abilitata la porta LAN, non mi ci farà mai collegare, nonostante sia in LAN locale. Quindi occhio a questo aspetto, è uno degli errori più comuni, risolvibile piuttosto facilmente.
però è un errore piuttosto comune. Sempre dentro questa schermata, laddove ci sia la possibilità, la necessità di mandare degli SMS, perché l'impianto è in GSM, solo in GSM, là dentro si va ad inserire l'intestazione del messaggio. Per cui se, dato che il messaggio manda un allarme stupido del tipo codice impianto 150.18.2.1 segnala blocco bruciatore, sì, e quale caspita di impianto è? Cioè l'allarme, se non diversamente istruito con questo messaggio, manda il proprio codice periferica e l'evento, non manda la propria label, perché l'impianto, la sua label che io ho messo sul centro operativo, mica la sa, non la può sapere. Quindi qua dentro ci vado a mettere scuola tartaruga e quello che mi può servire. Entro certi limiti, non è che si può mettere un poema epico all'interno di quel campo, si potrà mettere una quarantina di caratteri, più o meno, se non mi ricordo male. Facendo in questa maniera, l'invio dell'SMS, oltre a darmi il codice dell'impianto, mi farà seguire il codice dell'impianto dall'intestazione del messaggio. Mi manca una pagina che ho perso, che non ho messo. Scusatemi, mi manca una pagina prima di chiudere la proiezione. Uno degli elementi che mi manca e non ho messo nella pagina è l'ultimo aspetto, che è questo, gestione allarmi. Una volta impostato tutto da gestione allarmi, si va a definire qual è il vettore di comunicazione da usare per l'invio degli allarmi. VAN, se io metto generale VAN, WAN, significa che prendo tutti gli allarmi e l'invio via modem. Se io metto la spunta su LAN, invio tutti gli allarmi via LAN. Se li metto entrambi, invio tutti gli allarmi su entrambi i canali. In questo caso comporta la necessità che sia configurata anche la LAN. È possibile andare a personalizzarsi anche i codici di default, per cui in base ai codici presenti sul sistema sarebbe possibile differenziare l'invio degli allarmi per codice. Quindi, che ne so, se uno ha un ospedale in loco e il centro operativo remoto, è possibile andare a specificare una serie di allarmi inviati mediante LAN e una serie di allarmi mediante VAN, e quindi andare a differenziare. Poco usato, però possibile. Bene, questa operazione, una volta fatta anche questa, ricordatevi che tutte le operazioni di modifica, come quella dei calendari, curve climatiche, compreso questa modifica, deve essere scritta all'impianto, quindi ci si dovrà collegare ed eseguire un comando di scrittura modificata. Torno un attimo indietro sulla parte relativa alla sopravvivenza. Faccio vedere un impianto a caso. Prendiamo un impianto vero. Ora sono sul mio database personale, non quello pubblico. Allora, se io vado su un impianto in modalità modifica, dopo aver inserito l'anagrafica periferica descritta in precedenza, da qui ho descritta nei webinar della volta scorsa, quando abbiamo inserito un nuovo impianto, da qui testo sopravvivenza, devo fare scopa con il campo sopravvivenza dell'impianto. Se sull'impianto ho messo 2 ore, qui non ci posso mettere 1, perché un'ora sì, un'ora no, mi genererebbe allarme di mancata sopravvivenza. Se sull'impianto ho messo 2, qui dentro ci devo mettere 4, meglio ancora 5, per il doppio più 1. A vostra discrezione, l'importante è, se lo abilitate, inserite un valore che sia, verificate che ci sia sull'impianto, ma soprattutto verificate che il valore che andrete ad inserire sia più alto rispetto a quello inserito nella configurazione. Bene, fatto questa procedura, l'impianto è di fatto online.
letto, scritto dalla dal server, messo online sul server, la configurazione l'abbiamo collaudata e abbiamo a questo punto raggiunto lo scopo di configurare un impianto e andare a scrivere la configurazione, dopo averla scritta, a configurarci la configurazione, avendola inserita anche sul nostro database. Quindi questo, con questa argomentazione, si chiude il procedimento massivo di come si va a fare, a grandi linee, cioè il fulcro principale, il grosso delle operazioni di inserimento, configurazione, inserimento in database e collaudo dell'impianto, lo si fa con queste tre argomentazioni trattate nel corso dell'ultimo mese, negli ultimi due webinar e quello che abbiamo appena terminato. Io a questo punto sono a vostra disposizione per le vostre domande laddove ne abbiate, per poter fare le domande attivate il microfono sul vostro PC o scrivete sulla chat se vi vergognate a far sentire se vi vergognate o non avete il microfono. Attendo vostre domande a questo punto, dubbi, perplessità, domande che possono risultare in qualche modo inerenti all'argomentazione trattata. Cambio il settaggio di aggiornamento. Allora, visto passare una domanda, la stavo leggendo. Allora, Niro Lorenzo, società Engie, area adriatica, mi domanda: l'aggiornamento del firmware cambia i settaggi degli I.O.? Ottima domanda. No, assolutamente. Gli aggiornamenti del firmware non cambiano assolutamente niente sulle impostazioni di macchina fatte. Quindi, se una macchina era impostata a livello di I.O., a livello di configurazione, a livello di BIOS, dopo l'aggiornamento firmware prenderà tutti i dati salvati precedentemente in flash, si fa praticamente un archivio in flash di tutti i parametri da mantenere, e una volta aggiornato il firmware riparte con il firmware nuovo, ma dalla condizione precedente. Non ci sarà bisogno di fare nessuna variazione, almeno che, questo è successo in passato, non è al momento, non è di recente previsto, almeno che una delle funzioni nuove aggiunte potenzialmente con il firmware vada ad aggiungere funzionalità di impostazioni agli I.O. o al BIOS in generale di macchina. Per esempio, nei firmware nuovi, non gli ultimi, ma i futuri che verranno fuori, nel bridge, come vi dicevo, ci saranno delle impostazioni aggiuntive. Per cui se l'impianto era impostato in bridge velocità standard a 10 secondi, non è che bisogna andare a reimpostarlo. Lo reimposterò se voglio utilizzare la funzionalità nuova del bridge always on. Quindi in quella modalità non è che aggiorno il firmware e automaticamente mi troverei la funzione attiva, ma dovrò andare sul menu ed impostarlo. Così come accadrebbe, per esempio, una delle recenti volte che è capitato che un firmware vada a fare un'impostazione che necessita interessamento da parte dell'operatore, è quando abbiamo implementato, circa un anno e mezzo fa, due anni fa più o meno, la lettura delle sonde NTC. Tutte le sonde NTC, anche le Icon, fino a due anni fa non le leggeva, ci si fermava alle PT1000 o alle PTC. Bene, quando abbiamo integrato le NTC e le sue funzionalità, se uno voleva leggere un NTC, non è che attacco e fine, devo doverle impostare. Quindi le nuove funzionalità che vanno a modificare anche i settaggi degli I.O. dovranno essere abilitate laddove mi interessi quel tipo di settaggio. Altre domande? Matteo? Eccolo, ti aspettavo. No, io scopro, dopo aver sistemato 40 impianti, scopro che esiste Icon Log e Web Server. Web Server solo Icon, Icon Log solo Icon. Sì, ma dopo averli sistemati 40 impianti tutte con le Icon nuove, scopro adesso che esiste Icon Log e Web Server. Vabbè. Non posso rispondere, ok. E Icon Log dove lo trovo? Te lo mando io sul link della pubblicazione della webinar, troverai il link per scaricare Icon Log. Ah, ok, allora devo aspettare le cose.
Sì, vabbè, se ne hai urgenza, strettissimo giro, te lo mando per ti mando un link dove scaricarlo velocemente. Se no, te lo troverai sul, cioè te lo metto su una cartella mia d'appoggio invece che sulla cartella server, dove si appoggiano solitamente questi elementi, e te lo potrai scaricare da lì se ti serve nell'immediato. Io presumo entro venerdì di poter pubblicare il video se tutto va come deve andare. Ok, basta. Ok, quindi nessuna domanda, tutto chiaro? Tutto chiarissimo. Capite? Nessuna domanda da Domenico De Rosa. Sono stato troppo bravo o stava facendo altro? No, no, è che... No, ti ripeto, vabbè, ma sono stato stranito questa cosa di aver visto web server e cose che mi sarebbero stati molto utili invece di... Sono... Tra l'altro il web server... ora, forse questo aspetto, più che altro problema comunicativo in questo caso, Domenico, uno non è che può fare delle domande non sapendo quelli che sono gli apparati. Io e te più volte ci siamo detti in separata sede, te da autodidatta fai tanto, perché tu, Domenico, sei un autodidatta, non ce lo dimentichiamo, quindi hai fatto veramente, veramente tanto. Chi è che conosce le impostazioni, il web server? Chi in passato, anche delle persone qui presenti, hanno avuto in circostanze similari, invece dei corsi fatti in webinar, come in questo caso, ma dei corsi mirati, dedicati a delle funzionalità o delle condizioni specifiche necessarie per la loro azienda. Non avendo mai avuto necessità, per motivi che non stiamo qui ad indagare, per gli impianti della provincia di Varese, non essendoci mai stata la necessità né la richiesta da parte di nessuno del gruppo, non da Domenico De Rosa, da nessuno del gruppo, di capire più approfonditamente cosa il mezzo potesse mettere a disposizione, è come chiedere a un bambino di 10 anni, monta in macchina e guida, lui guida in prima, poi gli dici guarda che c'è anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ah sì, caspita, no, bello, non lo sapevo che poteva andare più fuori. Quindi capisci, come sempre, la soluzione da autodidatta, per quanto tanto di cappello, perché vuol dire averci sbattuto pesantemente la testa, però quello che uno può capire da quelle 2-3 ore, mezza giornata, persa, passami il termine, in modo non produttivo, ma qualitativo, ti permette di guadagnare settimane in alcune circostanze, soprattutto quando, come nel tuo caso, devi smazzarti impianti come la provincia di Varese, che personalmente conosco e che ti posso garantire che se io 20 anni fa, quando ho fatto i primi collaudi della provincia di Varese, avessi avuto il web server, io a Varese per fare 24 impianti non ci sarei stato 4 mesi, ci sarei stato 4 settimane. Certo. C'ho una domanda, non ho visto... Posso capire il fatto che magari a volte tu dia per scontato che magari una cosa la devo sapere o la so, però stranamente in tutte le nostre discussioni non è mai uscito web server o icon lock. Cioè, non ho mai sentito nominare. Onestamente, io tutte le nostre discussioni accadute in passato no, non me le posso ricordare, perché come parlo normalmente con te, parlo con centinaia di persone, centinaia, perché sennò sarei morto, però mensilmente parlo con centinaia di persone che mi fanno domande anche simili. Molto spesso le tue domande, perché tu sei così fondamentalmente, sono mirate alla risoluzione del tuo problema specifico. Sì. Quindi la domanda al quale io rispondo in quanto supporto IntelliEnergy è una risposta specifica alla domanda fatta. Se uno mi dice al telefono, Matteo, come funziona la Icon? Che funzionalità ha la Icon? E ti dico, vediamoci, organizziamo un corso, come per esempio questo, e se ne parla. Se te mi chiami, Matteo, guarda, devo impostare l'ingresso analogico 2 da PT100 a PT1000, come faccio? Io te lo dico, vai sul display e te lo imposti, perché rispondo specificatamente a una domanda specifica. Quindi mi diventa difficile capire quello che può capitare, che in realtà ti possa servire. Tante volte non ci penso neanche io, perché, come ti dicevo, come te abbiamo tante cose da fare,
e si tende a fare delle domande specifiche su argomenti specifici senza sapere cosa c'è realmente dietro. È per questo che stiamo organizzando questi webinar, proprio perché ci siamo resi conto di queste difficoltà che tu hai appena espresso. Quindi non conoscere un prodotto, pur avendolo tra le mani, ci permetterebbe in tanti casi di risolvere tanti problemi in modo più rapido. Queste cose che ci siamo detti, se te vai a prendere la documentazione che c'è sul nostro sito, ci sono tutte, ma tutte ci sono, veramente ci sono tutte. Il punto qual è? Che io per trovare quella mezza fase che mi serve dovrei leggere 480 pagine in austro-ungarico antico, probabilmente, per come conosci i dispositivi. Quindi il linguaggio, la quantità di informazioni e l'impossibilità di perdere il tempo nel cercare le informazioni ti portano a, passami il termine, levarti il ditino da dove non batte il sole, quindi in modo autonomo. Purtroppo sono gli inconvenienti della modalità di cercare di risolvere tutto autonomamente nel più breve tempo possibile, cercando di capire quello che è capibile stando davanti al dispositivo e sbattendoci la testa. Vorrei rispondere ad altre due domande. Allora, Renato Rigoni, purtroppo devo staccare. Guarderò le domande su YouTube. Grazie Matteo, alla prossima. Grazie a te, Renato, è stato un piacere. Allora, Miro, non ho seguito i webinar precedenti, quindi la domanda può risultare essere banale. Il Baobab mi permette di scaricare la configurazione in una periferica in locale? Sì. Allora, Miro, segui, prendi la il webinar, il numero, il secondo webinar che abbiamo fatto sulla realizzazione delle configurazioni, il primo o il secondo, ora mi sfugge, risponde a questa indicazione, quindi ti permette con Baobab registrato, quello sempre, se non mi ricordo male lo abbiamo registrato, permette di andare a caricarti una configurazione preesistente o prendendola preliminarmente dalla, per esempio dal Flower, quello del server, e ti permette di andare a scrivere una configurazione completa in LAN direttamente dentro la centralina. Tutti i dispositivi, nel caso tuo, Niro, sono dispositivi Icon 100, Icon 500, dove il primario è sempre GPRS, il secondario sarà sempre LAN, e dovrebbe essere, se non mi ricordo male, di default a 191.255.255.254. Ti potrai quindi collegare su tale indirizzo IP e poter eseguire un comando di scrittura completa della configurazione. Così come puoi anche leggerla, quindi non necessariamente la devi scrivere. Se tu sei su un impianto e non hai la configurazione, collegandoti sulla stessa porta, leggendoti l'indirizzo ID della periferica dal display della centralina, andando sul menu che vi ho fatto vedere in precedenza, quindi F3 hardware connessioni, scusami, ID periferica, ti puoi prendere l'ID per la periferica, crearti l'impianto dentro Baobab. Sul primo webinar ci è spiegato come fare a crearsi un impianto all'interno di Baobab e andare a collegarsi in LAN all'impianto e fare il download dall'impianto della configurazione stessa e poterci lavorare. Stessa operazione, così ti anticipo già il lavoro, che ti potrebbe essere utile per andare a modificare l'APN errata dove tu sai, oppure mediante display della centralina andare a seguire le istruzioni che ti ho dato per andare sull'APN della connessione primaria del GPRS e fare la stessa operazione se non ti vuoi stare a portare dietro il computer, ti basta questo strumento, lo strumentopolo. Allora, Domenico, non avendo... aspetta, mi è andato via... impianti che ti ho mandato per il problema GPRS. Domenico, aspetta che c'ho tre Domenico. Domenico chi sei? Non me lo ricordo. Problema del GPRS, Domenico mi scrive... scusami, c'ho tre e tu avevano un problema sul GPRS, quindi... io sono stato, da quando ci siamo sentiti è il primo giorno sono un'azienda e da domani sono fuori un'altra volta.
No, ma ci credo. Quindi appena riesco, ho visto la lista, ce l'ho salvata da una parte, verificherò le impostazioni che comunque sono quelle che ho illustrato oggi, che saranno e sono sicuramente, sapendo com'è che avete lavorato, saranno già quelle, cioè sono le impostazioni che abbiamo visto oggi, probabilmente. Vabbè, con una piccola differenza che noi abbiamo la PN privata. Avete la PN privata con la user e la password da utilizzare, per cui Sì. al di là delle differenze generiche di inserimento del dato, perché non è un dato pubblico, ma è un dato vostro, esclusivamente vostro, il resto delle informazioni sono quelle, quindi non è che cambiano. No, Le quello impostazioni è le impostazioni quello che dico. da fare sono quelle, e da quel che mi risulta erano già corrette queste impostazioni a suo tempo. Per cui il dubbio che mi viene, che mi è venuto onestamente, dopo la nostra telefonata dove mi avevi anticipato questo aspetto, era che alcuni degli impianti su cui erano state fatte delle prove fossero delle versioni di firmware 1.0, che avessero delle, quindi dato che nelle versioni successive, nella 1.1 e successive, sono state fatte delle variazioni da un punto di vista di configurazione e di utilità Allora, e di ti fermo subito perché quei quattro impianti che ti ho mandato c'hanno tutti e quattro la 1-1, quindi la 1.1, quindi non non è è un quello. problema quello. Sì, Era ma ora che ci penso, mi sa che se era già accennato questo aspetto, mi sa. sì, era giusto se tu riuscivi a capire se c'era qualche cosa che mi è sfuggita. Insomma, diciamo, in teoria le configurazioni sono fatte tutte uguali perché l'ho fatto Configurazioni, sì, mi ricordo, mi aveva chiamato era anche. giusto capire dove andare a guardare perché alcuni impianti funzionano bene, alcuni no. Tutto là. Cioè, magari te, appunto, con esperienza e capacità, In riesci a trovare più facilmente l'eventuale quel problema. caso ti faccio risapere perché dopo la scorsa settimana, dopo 10 giorni fa che ci siamo sentiti, sono stato in trasferta in provincia di Brescia, quindi mi sarò portato dietro un 10 kg di Covid addosso che Comprendo. manderò per la regione Toscana, e in settimana, lunedì e stamani mattina era un corso. E oggi ho fatto io il corso, quindi guarda, se tutto va Non bene, domani pomeriggio. cercavo Come? giustificazioni. Dico, non cercavo giustificazioni, volevo solo ricordartelo. Non stavo, me lo ricordo, cioè ho messo il reminder, ho il reminder sull'agenda che ogni tanto me lo ricorda, e appena avrò la possibilità di essere in azienda, che ho la possibilità di dedicarmi al problema, che non ci vuole purtroppo 5 minuti, bisogna attivarlo, vedere i log, vedere come va. Non è detto che lo faccia subito il problema, ci sta che ci voglia un po' di tempo. Quindi sono questioni da vedere con una certa calma. Vabbè, a parte questo, per me è tutto ok, quindi ci aggiorniamo. Sì, allora, tu molte cose, Domenico, già le sapevi, perché comunque hai un'esperienza che, come vedi, le procedure non sono molto diverse dal vecchio mondo che conosci. Ci sono delle funzionalità, i display sono completamente diversi, la struttura è diversa, c'è tutta la parte web, che non avevi forse mai visto, ma probabilmente ne avevamo già discusso, io, te e ai tempi il tuo diciamo ex collega, Massimo Trippini, ne avevamo già discusso del web, dove lo troviamo, come si usa, quindi qualcosina avevamo già accennato nelle varie telefonate che si potevano essere presentate nelle varie occasioni e nelle varie verifiche che vi si sono rese necessarie sulla provincia e il comune di Roma. Ai tempi avevate ancora il comune di Roma. Quindi, magari qualcosa avevi già visto, e quindi per te forse è stato un ripasso di Sì, informazioni che avevi. ma è andato assolutamente bene, insomma, quindi ben Se no, venga. no, ripassare non fa mai male. Assolutamente. Va bene, ci aggiorniamo allora. Un Grazie, saluto Domenico. a tutti quanti. Ciao, Allora, grazie. sì. Ciao, Domenico. Allora, abbiamo altre domande? Qualcun altro vuole intervenire? Ok, nessuno scrive, nessuno, tutto tace. Michele Di Cara, grazie mille, alla prossima. Grazie a te, Michele. È stato un piacere averti qui.
Bene, a questo punto vi prospetto le i prossimi velocemente vi prospetto le prossime webinar che si andranno a svolgere nelle prossime settimane. Ora il giorno esatto era già stato fissato, ora vi saprò ridire e vi arriverà a tutti i partecipanti di oggi, agli invitati di oggi arriverà vi arriverà un il link per partecipare, sarete ben accolti. Le prossime webinar andranno a toccare tre argomentazioni fissate per il momento, che sono gestione impianti, quindi gestione base degli impianti con Begonia, gestione avanzata degli impianti con Begonia e successivamente andremo ad analizzare tutto il mondo del wireless, come si configura, come si interfaccia, come si integra all'interno del sistema Flower in modo nativo e come si può integrare all'interno di sistemi di terze parti mediante il Modbus. Bene, quindi io vi saluto, ringrazio a tutti, qualcuno ci ha già lasciato, ringrazio a tutti i partecipanti, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento e vi aspetto alle prossime webinar. Grazie a tutti, arrivederci.